Buongiorno e benvenuti in Camera di Commercio, nell'auditorium Giambattista Cardia per questo importante appuntamento, questo seminario di approfondimento sul concordato per la ristrutturazione del debito che abbiamo ottenuto su sollecitazione di concerto con la Prefettura di Ragusa di provare a mettere in campo come un primo momento di riflessione su una normativa che tutti i presenti già sanno, perché questo è un seminario particolarmente tecnico, un seminario di approfondimento, dalla fine di febbraio di quest'anno è entrata in vigore la legge 27 gennaio 2012, ma non solo questa, perché come sapete è materia che sta anche già alimentando l'attenzione governativa di nuovi provvedimenti modificativi. A me compete nella qualità di segretario generale della Camera il gratissimo compito di coordinare i lavori di questa riunione, in cui avrò anche un piccolo spazio per una riflessione più direttamente legata al ruolo che il nostro Paese può svolgere nella materia. Do un particolare benvenuto, non ne vogliano il presente, perché ovviamente a tutte le autorità, all'avvocato Giovanna Molè, che è la nostra ospite esterna, che il dottore Palazzolo mi consentirà questo riferimento, che ci ha raggiunto da Roma e che sarà tra i relatori del convegno. Ma entriamo subito nel vivo dei nostri lavori, che come vedete sono anche abbastanza corposi, e quindi do la parola al Presidente della Camera di Commercio, a Sandro Gambuzza, per un indirizzo di saluto. Grazie e buongiorno a tutti e grazie per essere presenti a questo momento di approfondimento. Ovviamente prendo la parola per aprire questo, diciamo, seminario di approfondimento e porti i saluti del Consiglio della Giunta Camerale che ho l'onore, diciamo, di presiedere. E devo esprimere inoltre la mia sincera gratitudine a tutti i presenti, alle autorità presenti, civile e militare, quindi al comandante dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Gagliano, al comandante della Guardia di Finanza, colonnello Fallica, al presidente della provincia, ovviamente al direttore della Banca d'Italia, dottor Coco, e i rappresentanti dei comuni presenti. Evidentemente l'indirizzo di saluto a Sua Eccellenza il prefetto di Ragusa, dottoressa Cagliostro, che abbiamo coorganizzato questo appuntamento. Evidentemente ringrazio anche i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, ne vedo parecchi presenti, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali e delle associazioni dei consumatori. Perché? Qual è l'intento di questa iniziativa? Chiaramente sono due, io li ho sintetizzati in due punti, quello di approfondire i contenuti e quindi anche le procedure del concordato per la ristrutturazione dei debiti alla luce della legge numero 3 del 2012 in materia anche di composizione delle crisi da sovraindebitamento già in vigore, diciamo, dal 28 febbraio 2012, quindi da quest'anno, da una parte. Dall'altro, esaminare, direi in modo anche propositivo, nel senso auspicherei anche qualche intervento volto anche al suggerimento emendativo, se così si può chiamare, per quanto riguarda già il disegno di legge di modifica che è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri e che è in attesa di essere esaminato dal Parlamento. Se questi due sono, diciamo, gli intenti principali di questo momento di approfondimento, è evidente, vorrei anche sottolineare quali sono le motivazioni di questo convegno, che sono ovviamente tutte collegate al perdurare della crisi economica che ha visto negli ultimi anni e sembra che il trend purtroppo
purtroppo devo dire sia confermato per quanto riguarda il 2012, almeno relativamente al primo trimestre, questa situazione di crisi che chiaramente sembra abbia fatto aumentare anche il fenomeno, diciamo triste, dell'indebitamento delle imprese, che ha spesso portato quindi ad un aumento del problema che sembra il problema, voglio dire, principe in questo momento, che è quello della liquidità delle imprese, che spesso porta anche alla chiusura dell'attività. Cosa possiamo ottenere oggi? Quale risultato aspettarci? Evidentemente sono consapevole che oggi non siamo in grado di risolvere il problema, però è evidente che per quanto riguarda la Camera di Commercio è importante in questo momento focalizzare l'attenzione su questo aspetto, perché comunque interventi che possano comporre questo tipo di crisi per evitare che attività economiche chiudano, ritengo che abbia un notevole riflesso, oltre che sul sistema delle imprese, ma anche sull'occupazione, all'attività economica, a quello che è il valore aggiunto di questa provincia. E alcuni dati, e poi chiudo e cedo la parola a Sua Eccellenza per un saluto iniziale. E alcuni dati dicono che un'impresa su ogni 50 in Italia si trova in una situazione di sovraindebitamento, e una a 30 è il rapporto delle imprese in questa condizione al sud. Ma a Ragusa, perché a Ragusa? Perché in questo momento? Perché Ragusa è caratterizzato questa provincia da una struttura imprenditoriale molto particolare. Su 34.000 imprese iscritte nel registro tenuto presso la Camera di Commercio, apro una parentesi, si tratta di un'impresa ogni 9 abitanti, quindi si tratta di piccolissime imprese. Il fenomeno che da questo punto di vista può interessarci è quello relativo al fatto che soltanto il 29%, circa 10.000 imprese, sembrano essere soggette alla legge fallimentare, essendo società o di capitale o di persone, comunque SRL, SPA, SRL. Invece il 65% di tutte le imprese, quindi siamo intorno a 23.000 imprese, hanno la forma di ditte individuali. Evidentemente questa struttura ha origini che risalgono anche al passato. Evidentemente anche questa struttura in questo momento forse rappresenta anche un fattore di debolezza del tessuto imprenditoriale, perché sostanzialmente si rifà alla tradizione in cui la proprietà e la gestione debbono coincidere. Evidentemente se nel passato questa impostazione ha dato risultati notevoli per quanto riguarda la creazione di questo modello Ragusa, in questo momento probabilmente le imprese più organizzate, in grado di essere anche gestita in forma imprenditoriale e quindi manageriale, sarebbe forse un valore aggiunto. Io mi fermo qua, non vado oltre, e auguro a tutti un buon approfondimento. Grazie al Presidente Gambuzza. Prima di avviare i lavori nel loro contenuto di approfondimento, prego la Sua Eccellenza il Prefetto Giovanna Cagliostro di indirizzare il suo saluto al convegno. Dicevo, intanto ringrazio il Presidente della Camera di Commercio
che ha dato questa opportunità alla prefettura, opportunità che ovviamente io ho colto immediatamente. Come voi sapete, qualche giorno fa si è svolto un convegno in prefettura sull'antiriciclaggio. È un percorso che quasi inconsapevolmente abbiamo avviato in prefettura, perché nel momento in cui ci è stato proposto il primo argomento, quello dell'antiriciclaggio, da un ente che opera sul territorio come la Banca d'Italia, non abbiamo avuto esitazione come istituzione prefettizia ad accogliere l'invito, e credo che sia stato un momento di riflessione su un argomento che meritava di essere approfondito. E anche in questa occasione il presidente Gambuzza, quando mi propose questo argomento, ecco, io in mente ho pensato di avviare un percorso condiviso con le istituzioni presenti sul territorio, proprio mirato all'approfondimento di alcuni argomenti dai quali poi tutto il territorio può trarre spunti per migliorare la qualità, in questo caso delle imprese, dei cittadini, dei consumatori. Quindi ecco, io non posso che ringraziare il Presidente per questa opportunità che ha dato a tutti noi. L'argomento è molto tecnico, l'obiettivo ovviamente ambizioso è quello, alla fine delle relazioni che ascolteremo, di trarre alcune considerazioni, alcuni spunti e soprattutto spunti di riflessione che possano portare un valore aggiunto a questo territorio. Quindi io non occupo altro spazio che non mi è dovuto, perché non sono la padrona di casa. Ringrazio tutti, vi auguro buon lavoro e cedo la parola al coordinatore. Riascolteremo Sua Eccellenza a conclusione dei lavori, perché sarà lei a tirare le somme di quelli che sono le indicazioni che verranno nel corso di questa mattinata. E adesso quindi la prima relazione. Io rinnovo il mio saluto all'avvocato Giovanna Mollè, che è avvocato in Roma, consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica che è graditissima ospite della nostra città e che tratterà il quadro normativo di riferimento tra efficienza e tutela dei consumatori. Laureata con lode, avvocato cassazionista, esperta in lavoro pubblico anche per gli aspetti inerenti alla contrattazione collettiva e integrativa e amministrativista. Ha fatto ricerca nel campo dei diritti umani e dei diritti ambientali, partecipando a numerose ricerche. È specializzata in diritto amministrativo con riferimento all'organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione e si è perfezionata nel processo amministrativo. Dal 2004 al 2008 ha prestato attività di consulenza giuridica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si è occupata di reclutamento, progressioni verticali, trattamento giuridico ed economico, mobilità, strumenti di lavoro flessibile. Si è occupata di contenzioso del lavoro pubblico e dal 2009 invece al consulente giuridico fino a oggi dell'ufficio delle relazioni sindacali e contrattazioni collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, dove si occupa dell'esame dei contratti integrativi delle pubbliche amministrazioni. Dal 2003 fino a oggi anche consulente giuridico del Formez, centro di formazione e studi, dove presta attività di consulenza in tutte le materie che ho elencato prima, anche in qualità di docente, e per il Formez ha seguito come avvocato la procedura di riconoscimento giuridico del Master in Regional Public Management ai fini dell'accesso della dirigenza, conclusa con successo. È stata relatrice di numerosi accreditati convegni sul lavoro pubblico e sui diritti umani e quindi per noi è un grande piacere averla oggi a Ragusa, ed è all'avvocato Mollè che cedo adesso la parola. Buongiorno a tutti, sono veramente contenta di essere qui a Ragusa. Ci sono stata tra l'altro per un convegno 6 anni fa organizzato dalla provincia insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica. Ringrazio in particolar modo la Prefettura di Ragusa nella persona di Sua Eccellenza la dottoressa Giovanna Cagliostro, la Camera di Commercio che ci ospita in nome del Presidente, tutti i rappresentanti anche delle associazioni di categoria,
dei consigli dell'ordine, dei consumatori, tutti i colleghi presenti anche in quest'aula, perché ci sono anche i crediti formativi. E io vorrei fare una premessa, ecco, prima di entrare nel vivo. Come venivo presentata, in realtà io ho fatto civile soltanto agli inizi della mia carriera, poi mi sono specializzata strada facendo in diritto amministrativo e lavoro pubblico. E allora vi chiederete perché, insomma, un contributo di questo genere viene dato da un amministrativista. Era interessante cogliere un po' il collante del corollario dello stesso principio d'efficienza, che per noi studiosi del diritto amministrativo, del lavoro pubblico, è sempre stato un obiettivo fondativo, perché si è sempre visto il modello privatistico come un modello da seguire per una riduzione della spesa pubblica complessiva, per una semplificazione delle strutture, e anche perché ricordo un po' da ricercatrice della materia che in fondo la prima privatizzazione del pubblico impiego nasce proprio a seguito del famoso prestito di 30.000 ECU che viene concesso all'Italia a condizione che si riformi la pubblica amministrazione e il settore pensionistico, e sono due settori ancora nevralgici nell'attuale contesto. Come sappiamo, insomma, c'è una riforma continua anche del decreto Monti, e nonostante la prima e la seconda fase di privatizzazione, si cerca di trasferire nei modelli pubblicistici quello schema, anche quell'idea di management che è tipica del lavoro privato. Infatti il dirigente con la riforma diventa un manager pubblico, quindi agisce con la funzione privatistica datoriale. E quindi il perseguimento dell'efficienza nel pubblico è sempre attinto linfa vitale proprio dai modelli privatistici di weberiana memoria, ecco, se vogliamo. E allora, in questo senso, mi sono posta io inizialmente questa domanda, e la pongo anche a voi: che cosa può il settore pubblico in termini di efficienza a trasferire invece adesso nel settore privato? Tratteremo un argomento molto tecnico, che è praticamente la composizione di crisi da sovraindebitamento, che assume una funzione particolare nel contesto, nell'attuale assetto sociale, che è connotato da una profonda crisi economica, che incide sui risparmi anche delle famiglie medio-piccole, sui pensionati, e quindi per questo probabilmente la legge numero 3 che procederemo ad esaminare, del 2012, che come è stato accennato praticamente entra in vigore dal 29 febbraio, perché il DL 212, convertito nella legge numero 10, che contiene anche delle norme relative al processo, in ogni caso conteneva delle norme specifiche sulle procedure di sovraindebitamento, che sono state valide quindi fino al 28 febbraio, perché poi sono state soppresse. Un iter legislativo abbastanza sofferto, perché nella nuova legge numero 3 del 2012 c'è tutta la procedura dall'articolo 6 e seguenti sulla composizione di crisi da sovraindebitamento. Ma nonostante questo, c'è un DDL in corso che modifica nuovamente la legge, estendendo la tutela anche ai consumatori e prevedendo anche per una sorta di omogeneità con la legge fallimentare, stabilendo un quorum del 60%, prima era del 70%, come percentuale del consenso dei crediti per i non consumatori. Quindi un iter molto sofferto, un segno evidente che, diciamo, la tutela dei consumatori diventa una tutela fondamentale. Però ancora una volta mi sono posta alcuni quesiti. Innanzitutto, questo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento può essere considerato uno strumento di semplificazione? E ancora, la composizione quindi di crisi di sovraindebitamento può essere considerato uno strumento deflattivo del contenzioso?
E ancora un altro quesito, può essere uno strumento di macroeconomia per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese, anche dei consumatori, e quindi per far crescere, per favorire la crescita del nostro paese? E ancora, quali modelli possiamo trasferire da alcuni Stati membri dell'Unione Europea che si sono occupati prima di noi di questo fenomeno? Uno sguardo così abbastanza sintetico alla Francia va e alla Germania, due sistemi diversi, perché mentre la Francia ha un sistema più di favor del soggetto, della persona singola, del consumatore, invece c'è un favor creditorum che persegue le finalità precipue del mondo tedesco. E ancora un altro quesito è quello che diventa, per me che ho cominciato occupandomi di diritti fondamentali, di diritti umani, diventa uno strumento di welfare, in effetti, l'estensione di questa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai consumatori è un segno evidente che si vuole tutelare, salvaguardare una categoria che prima era forse minima, ma adesso si sta estendendo. Per quanto riguarda i consumatori, siamo tutti quelli che non agiscono in veste professionale, in veste di impresa. Sicuramente partendo da questi presupposti, è importante anche dire che il mondo in cui viviamo è un mondo molto complesso, in cui si avverte da un lato un processo di delegificazione, di semplificazione amministrativa, c'è una ricerca praticamente della qualità, di una nuova qualità della regolazione, che è un segno evidente in questo senso di quello che può essere il bisogno degli ordinamenti positivi di tenere il passo con l'innovazione, con la tecne. Se dobbiamo usare dei termini, nomos e tecne, quindi il rapporto tra la norma e la tecnologia, nel cui contesto si inserisce anche l'economia. E sicuramente questo bisogno da parte della norma di perseguire gli obiettivi che la tecnologia sempre più velocemente praticamente ci sta delineando, va secondo me verso una ricerca di soft law, se vogliamo usare un termine anglosassone, cioè un diritto che cerca di accorciare le distanze con strumenti più flessibili e più agili. E forse in questo senso, in questo contesto, si colloca questa procedura di composizione della crisi del sovraindebitamento. Mi veniva in mente una frase molto interessante della Dielga Novotny, che ha definito il tempo della globalizzazione come una sorta di presente esteso. Cioè l'illuminismo ci aveva insegnato a vedere il presente in prospettiva del futuro, invece la globalizzazione, con questa velocità dei sistemi, con questo rapporto di interrelazioni, ci fa vedere il futuro, non ce lo fa vedere, perché c'è un presente esteso. E questo concetto molto interessante di Helga Novotny, noi possiamo anche capire il bisogno di trovare degli strumenti più snelli, più flessibili, di soft law, che accorciano le distanze tra la norma e la tecnologia, si inseriscono in un processo economico. E quindi a questo punto la procedura di sovraindebitamento, praticamente come viene dato nella stessa definizione dell'articolo 6 della legge numero 3 del 2012, per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Ma è anche, può essere definita, la stessa incapacità debitoria di adempimento delle obbligazioni che naturalmente è soggetto a posto in essere.
un requisito essenziale per poter diciamo far parte, entrare a far parte integrante di questa procedura è che il soggetto non sia naturalmente assoggettato, assoggettabile alle vicende e procedure concorsuali. La procedura trae impulso su iniziativa del debitore che praticamente con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi che sono definiti all'articolo 15 di questa legge numero 3 del 2012 e sono in effetti anche già gli stessi organismi di composizione della crisi sono una novità perché si inseriscono nel quadro anche della mediazione. Sono degli organismi che devono essere poi con regolamento del Ministero della Giustizia entro 90 giorni definiti meglio, però possono entrare a far parte anche gli organismi di conciliazione delle Camere di Commercio, gli ordini professionali, degli avvocati, dei commercialisti, dei revisori contabili, anche gli stessi notai su domanda. E hanno una funzione molto importante perché possono un po' insieme all'organo giudicante svolgere una funzione deflattiva del contenzioso favorendo le condizioni, se sussistono naturalmente i presupposti, per poter così stipulare questo accordo di natura negoziale a cui segue una procedura di omologazione da parte del tribunale competente. E naturalmente ci deve essere un piano di ristrutturazione del debito che deve assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei allo stesso e l'integrale pagamento dei titolari dei creditori privilegiati secondo il disegno della legge numero 3, perché questo magari potrebbe essere poi nel corso dell'IDL potrebbe essere oggetto di modifica. E naturalmente in questo piano di ristrutturazione si deve dare un'indicazione molto dettagliata delle scadenze cui il debitore deve far fronte, delle modalità di pagamento, delle eventuali garanzie a sostegno dell'adempimento di queste obbligazioni e anche ai fini diciamo della liquidazione anche delle modalità in questo piano di ristrutturazione si deve pensare anche al soggetto che deve essere in grado di poter avere anche le capacità finanziarie per poter far vivere se stesse, la propria famiglia, il proprio nucleo familiare, si tiene conto di questo. Naturalmente per poter diciamo utilizzare questa procedura, la procedura può essere utilizzata soltanto dagli artigiani, i piccoli imprenditori. Nel corso dei tre anni precedenti il soggetto non deve aver fatto ricorso a questa procedura. Il contenuto nell'accordo può prevedere anche dei redditi futuri e nel caso in cui comunque diciamo, il sistema di garanzie offerto dal debitore non è tale da poter rendere come dire, idoneo questo piano di rientro, ci può essere anche la sottoscrizione di uno o più soggetti terzi che consentono un conferimento in garanzia. Naturalmente c'è prevista anche dall'articolo 8 una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori estranei, però quando ricorrono tre condizioni cumulativamente, simultaneamente, cioè il piano deve essere idoneo ad assicurare il pagamento di tutte le scadenze entro i termini stabiliti, poi l'esecuzione del piano deve essere affidato a un liquidatore nominato dal giudice, dal tribunale, su proposta di questo organismo nuovo di composizione della crisi. La moratoria naturalmente non deve riguardare il pagamento dei titolari dei crediti che non sono pignorabili. E poi viene depositato questo accordo presso il tribunale, il giudice, se la proposta soddisfa un po' i requisiti previsti dalla legge che abbiamo appena detto, con urgenza, utilizzando anche i mezzi
anche la stessa PEC, quindi oltre al fax, altri mezzi elettronici, insomma, per favorire diciamo la comunicazione dei creditori. Dopo quest'idonea pubblicità, che può investire anche il registro delle imprese se il soggetto svolge attività di impresa, viene convocata quest'udienza e, in assenza di iniziative o di atti in favore dei creditori, dispone il giudice che entro 120 giorni non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite delle iniziative individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati praticamente diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Naturalmente la sospensione non può operare nei confronti dei crediti impignorabili. In questo periodo c'è una sospensione delle prescrizioni e non si verificano più le decadenze. Le procedure esecutive individuali però possono essere sospese per una sola volta. È comunque questa procedura soggettabile al reclamo ai sensi, se compatibile, del 737 del codice di procedura civile, e quindi il reclamo si propone al tribunale e non può farne parte, naturalmente per una questione di imparzialità di garanzia, il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Poi si raggiunge l'accordo, e l'accordo, come dicevo, né mentre nella legge numero 3 del 2012 prevede che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti, nel nuovo DDL invece questo accordo, proprio per un adeguamento alla legge fallimentare, perché altrimenti si determinerebbero delle discrasie, prevede la riduzione al 60%, quindi l'accordo viene raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti nel nuovo DDL. L'accordo sotto un profilo civilistico non costituisce una novazione dei creditori nei confronti dei coabilicati, delle obbligazioni, è revocato di diritto comunque se il debitore non esegue in maniera integrale entro 90 giorni dall'ultima scadenza i pagamenti dovuti sia alle agenzie fiscali che agli enti di previdenza. Successivamente praticamente c'è l'omologazione dell'accordo. Quindi questi sono i tratti salienti dell'esecuzione dell'accordo. Diciamo che una funzione molto importante viene data da un contributo rilevante da questo organismo di composizione della crisi, che deve risolvere tutte le difficoltà che sorgono nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo. Vigila, quindi non solo deve risolvere queste difficoltà, ma vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando anche sia agli stessi creditori ogni eventuale irregolarità. E poi anche viene sanzionato questo organismo di composizione della crisi se comunque non fornisce delle dichiarazioni veritiere. Ci sono delle sanzioni previste sia per il debitore che non ottempera, comunque altera la situazione del passivo, che ingiustificatamente, cioè praticamente aumenta o diminuisce la sua situazione debitoria, o comunque la cresce, non tiene conto delle scadenze previste. Ci sono delle, naturalmente sotto un profilo penale, la reclusione da 6 mesi a 2 anni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, e la multa da 1.000 euro a 50.000 euro. Per l'organismo di composizione della crisi, la previsione è dell'articolo 19 di questa legge numero 3, è previsto che il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito delle votazioni dei creditori sulla proposta di accordo che viene formulata dal debitore, o anche sulla stessa veridicità dei contenuti di questa proposta o dei documenti, quindi salvo che il fatto non costituisca un reato, questo qui non c'è, però è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e non da 6 mesi a 2 anni come il debitore, e con la multa dello stessa entità da 1.000 euro a 50.000 euro. Questo DDL che è in corso, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 marzo,
estende la tutela anche ai consumatori. In realtà era stato un forte limite della legge numero 3 del 2012 non estendere in questo periodo di grande crisi, la crisi che investe praticamente il consumatore è colui che ad esempio ha difficoltà nel pagare il mutuo che gli è stato erogato per i tassi che si sono veramente moltiplicati, si sono così accresciuti notevolmente. Può essere il pensionato che non riesce ad arrivare a fine mese perché comunque c'è un'inflazione notevole e siamo in una fase di recessione nel nostro paese. Quindi è uno stimolo alla crescita, ma diventa anche, dicevo, uno strumento di welfare, di tutela dei diritti fondamentali dei consumatori. E quindi il consumatore è colui che non agisce in veste professionale, è un soggetto che quindi è destinatario di questo provvedimento ed era giusto che venisse tutelato. Naturalmente la percentuale del 60% del credito non si estende al consumatore, ma ai crediti stabiliti per i soggetti che non sono consumatori. È una novità molto importante. Comunque nella DDL anche scompare l'obbligatorietà dell'accordo tra debitori e creditori, introducendosi anche il criterio in base al quale anche i creditori che non aderiscono all'accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura in forza del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale. Un'altra impostazione attiene alla possibilità che nel piano sia previsto un pagamento non integrale dei creditori privilegiati, i quali con l'omologazione potrebbero comunque trovarsi nella condizione di dover in un certo senso subire il provvedimento perché non potrebbero avere di più, diciamo, per la posizione debitoria del soggetto. Allora, ritornando un po' al discorso iniziale, mi sembra che questa legge, soprattutto quelle modifiche che sono de iure condendo, diventa uno strumento di semplificazione molto importante. Possa agire, in cui ecco il magistrato, il dottor Palazzolo, che è esperto di queste procedure più di me, introdurrà il discorso sulla deflazione del contenzioso, e su cui io vorrei aprire un po' una piccola parentesi. Anche l'auspicio che questi strumenti deflattivi del contenzioso molte volte non agiscono più di tanto, non certo per colpa dei magistrati che non vogliono fare il loro lavoro. Io avevo trovato nel mio campo specifico del lavoro pubblico una discrasia nell'ambito della conciliazione, nel senso che io faccio più pubblico perché sono un amministrativista, ma mi è capitato di seguire qualche procedura anche privatistica, proprio di lavoro privato. Nel lavoro privato riuscivo ad avere la conciliazione. Stranamente, in tanti anni che esercito la professione dell'avvocato da oltre 15 anni, non mi è mai capitato di raggiungere un accordo sulla conciliazione pubblica, che era una conciliazione obbligatoria. E adesso la nuova riforma invece l'ha resa, proprio perché si è resa conto della inadeguatezza forse, è facoltativa, e stranamente nel privato è obbligatoria. È un po' un segno evidente che forse la conciliazione riesce di più nel privato rispetto al pubblico. Può essere un valido strumento deflattivo. Io richiamo sempre comunque la specializzazione dei soggetti che operano in questo campo, perché è molto importante. Per poter transigere occorre avere una conoscenza precipua, riposta della materia, perché altrimenti non si riesce, al di là delle capacità comunicative di problem solving, però c'è proprio una peculiarità, un'esigenza di conoscenza precipua della materia. E secondo me ci vuole una formazione ad hoc perché la conciliazione possa avere degli effetti positivi, altrimenti non vorrei che poi si ripetesse l'esperienza che ho vissuto in prima persona nel pubblico, perché voglio dire, si può risolvere rinunciando a qualcosa subito anziché aspettare con l'appello, a volte si arriva in Cassazione 10 anni per avere ragione. Lo sguardo, diciamo, che viene dato, perché non voglio sottrarre molto tempo
lo sguardo che ho fatto un po' al mondo d'Oltralpe mi consente di fare delle riflessioni sulle procedure, ad esempio sui piani di rientro, procedure di sovraindebitamento. Trovo molto interessante quella del modello francese più di quella del modello tedesco, perché in realtà quella del modello tedesco è più orientata al favor creditorum, quindi in realtà questa peculiarità, diciamo, sull'esdebitamento, sull'esdebitazione si può dire che c'è una procedura in cui ci sono tre procedimenti distinti, i primi due destinati alle persone fisiche che non svolgono né hanno svolto attività economica autonoma, oppure quando c'è viene così inserita in un ambito di rapporti patrimoniali predeterminati. Al terzo procedimento invece appartengono le persone fisiche che non rientrano in questa categoria. Però in che cosa consiste, diciamo, la funzione stragiudiziale? Soltanto che prima di chiedere la liberazione dei debiti residui, il soggetto deve proporre una transazione ai creditori 6 mesi prima di ricorrere a questa procedura di liberazione dei debiti residui. Se poi non si raggiunge l'accordo stragiudiziale, che poi viene esperito attraverso l'ausilio dell'autorità giudiziaria, se non riesce questo piano di rientro perché non ci sono i presupposti, c'è una fase di insolvenza semplificata che è molto simile a quella delle procedure concorsuali nostre. Invece il mondo francese è molto più interessante perché propone tre tipologie di composizione delle crisi di sovraindebitamento: una fase di composizione amichevole, un'altra di composizione controllata e un'altra che di congelamento del debito. La fase di composizione amichevole in realtà nasce sempre da un'istanza del debitore. Viene fatta a questa commissione, una commissione praticamente presso gli enti territoriali, che viene prima soggettata a una procedura di verifica per l'accoglimento di tipo formale. Poi, a seguito dell'accoglimento di tipo formale, c'è l'iscrizione del debitore presso un registro nazionale degli incidenti di rimborso dei crediti che vengono accordati alle persone fisiche. Accolta questa richiesta, la commissione alla presenza sia dei debitori che dei creditori in pratica conduce una serie di trattative che possono raggiungere un accordo su un piano di copertura del debito, di rientro del debito. Questo piano assume una veste negoziale, contrattuale, e si perfeziona con la sottoscrizione dei debitori e dei creditori, e poi, dopo che viene raggiunto l'accordo, viene sottoposta al controllo di legittimità da parte del giudice che provvede all'omologazione. Quindi questa è la fase di composizione amichevole. E nel caso in cui questa fase non si può raggiungere, c'è la fase di composizione controllata, che viene scandita sempre dall'istanza del debitore, dall'emanazione delle direttive di questa commissione, dalla predisposizione di un piano di rientro che potrà essere osservato dai creditori, che però in caso di dissenso possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione che poi è il giudice al quale vengono sottoposte tutte le misure per un controllo di legittimità, anche quelle non contestate. Naturalmente in questo piano bisogna dimostrare, come nella procedura nostra scandita dalla legge numero 3 del 2012, di avere una capacità finanziaria, delle risorse sufficienti, sia per garantire il pagamento dei debiti e anche per garantire la sopravvivenza del soggetto, del debitore. Nel caso in cui mancano le risorse, qui ecco la cosa interessante, perché
non ci sono le condizioni per poter seguire un piano di rientro idoneo, allora la Commissione predispone un congelamento della posizione debitoria per un triennio. E dopo questo triennio, praticamente che cosa si può verificare? Che la situazione debitoria si risana e allora si procede, come nella fase precedente, a fissare i patti, insomma a determinare il consenso sulla base poi all'omologazione dopo il controllo di legittimità del giudice. Se però questo non si verifica, si procede all'adozione delle raccomandazioni e se rimane invariata l'impossibilità di far fronte a questi debiti nonostante la moratoria, la Commissione procede a una cancellazione parziale o totale dei debiti. Poi c'è l'ultima fase, che è quella di congelamento della posizione debitoria. In realtà appartengono a questa fase, a questa sequenza, a questo schema, le ipotesi in cui mancano proprio le prospettive di recupero. Il debitore può in questo caso su istanza sollecitare l'intervento della Commissione davanti al giudice dell'esecuzione per seguire una procedura di risanamento personale, che seguono le stesse linee della procedura concorsuale. Quindi c'è un procedimento di apertura della procedura concorsuale, la nomina del mandatario per redigere lo stato passivo, la nomina del liquidatore per la vendita dei beni e il provvedimento di chiusura. Però in ogni caso, se poi l'attivo realizzato è sufficiente a soddisfacimento dei creditori, beni, altrimenti c'è la chiusura del procedimento con la contestuale cancellazione di tutti i debiti. Mi sembra, ecco, che rispetto al nostro sistema, quello della legge numero 3, anche come modificata, ci sono delle novità più interessanti, perché ci sono delle fasi più snelle che quella di composizione amichevole, ma anche nella composizione controllata c'è la possibilità del congelamento della posizione debitoria per un triennio. Invece, se ricordiamo bene, il congelamento può essere visto, la moratoria per un anno, nella legge numero 3. E poi, diciamo, questa sorta di assistenza sinergica che viene data con l'ausilio della Commissione e il controllo del giudice, che ne fa una composizione variegata. Tenete bene che queste procedure sono delle procedure che già esistono nei paesi, noi siamo gli ultimi, forse la Grecia, insieme alla Grecia, ad aver concepito una procedura di questo genere. E ritornando al discorso di efficienza, per concludere, dal quale siamo partiti, in realtà io vedo anche uno sforzo notevole da parte del pubblico di venire incontro alle esigenze delle imprese, delle piccole e medie imprese. È uscita proprio recentemente questa praticamente una direttiva dell'Unione Europea 2011-7 che riguarda la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, perché la pubblica amministrazione purtroppo non ottempera ai pagamenti secondo quella che è la linea comunitaria. Quindi mettendo l'Italia in una situazione di difficoltà rispetto al contesto europeo. Nell'ambito dei contratti pubblici, che è una materia di cui mi occupo, in realtà ci sono una serie di norme che favoriscono i creditori, ad esempio per quanto riguarda i creditori dei contratti di servizi e forniture, il decreto legislativo numero 31 del 2002, che dà attuazione che è un'attuazione della direttiva 2035 CE. Poi negli appalti dei lavori pubblici trovano garanzia sia nel capitolato generale del 1962, come trasfuso nella legge del DPR 554 del 99, che è confluito poi nel DPR 207 del 2010. È molto interessante questa direttiva, perché prevede che i pagamenti devono essere fatti entro 30 giorni, che soltanto in alcuni casi possono essere differiti a 60 giorni.
L'ambito di applicazione è che lo scopo di questa direttiva è lottare contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese. E non si applica, possono escludere i debiti gli Stati membri che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico dei debitori, comprese proprio le procedure di cui stavamo parlando, finalizzate alla ristrutturazione del debito. C'è questa ricerca continua di efficienza nella pubblica amministrazione che deve fare i conti quindi con questa concezione di presente esteso della globalizzazione e con una crisi economica che imperversa, che quindi ricerca una nuova professionalità proprio perché la pubblica amministrazione insieme al privato diventa un'azienda che agisce nel mercato e per il mercato. Grazie tante. Grazie all'avvocato Molè per la puntuale disamina del quadro normativo sull'argomento che stiamo affrontando questa mattina e adesso, già preannunciato dall'intervento e dalla relazione dell'avvocato, la parola al giudice Michele Palazzolo, giudice civile e coordinatore del settore fallimentare al Tribunale di Ragusa, persona ben nota a tutti i presenti, per cui mi esonero da ulteriori indicazioni. Quindi la parola al giudice Palazzolo, prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sono contento di essere oggi impegnato in questa, diciamo, in questi lavori che sono l'espressione della sensibilità della realtà ragusana, la Camera di Commercio, la Prefettura, rispetto a una novità legislativa, rispetto all'esigenza di approfondimento di una novità che è in vigore dal 29 febbraio del 2012. Certo, mi scuso perché l'avvocato Malè ci ha portato in Europa, io probabilmente vi porterò in Italia e molto più specificamente in provincia di Ragusa, nell'approccio con questa normativa. Ritengo che il mio compito sia quello di individuare il ruolo e i compiti del giudice nell'ambito di questo recentissimo istituto introdotto dalla legge numero 3 del 2012, concordato di ristrutturazione del debito di quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che a causa del sovraindebitamento non siano in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni per una situazione di perdurante squilibrio fra le stesse e il loro patrimonio prontamente liquidabile e non siano soggette o assoggettabili alle procedure concorsuali, quella che viene chiamata l'insolvenza civile. Devo solo dire in proposito che avevo appreso già dal dottore Arezzo, apprendo dall'avvocato Molè di questo disegno di legge per la modifica e per la introduzione di questo istituto per i consumatori. Io ritengo che questa legge già si applichi ai consumatori, perché i soggetti che ne possono beneficiare sono innanzitutto le persone fisiche, parla la legge di debitore. Possono essere le imprese non commerciali che non possono fallire, le imprese commerciali che non hanno i requisiti per poter fallire perché sono al di sotto delle soglie previste dalla legge fallimentare, i lavoratori autonomi, gli imprenditori agricoli, ma sicuramente anche il consumatore. Quindi credo che il disegno di legge andrà probabilmente a creare un istituto più specifico all'interno di questo già previsto dalla legge numero 3 del 2012 per il consumatore. Probabilmente da quello che ho letto molto velocemente, con delle garanzie ancora maggiori, delle situazioni ancora migliorative per il debitore. Credo che il mio compito sia quello di individuare e illustrare qual è il procedimento giudiziario previsto da questa legge o i procedimenti giudiziari che sono previsti da questa legge a disposizione del debitore. Lo farò dopo una riflessione di massima sulla idoneità di questa legge a incidere effettivamente sulle situazioni di sovraindebitamento e quindi sulla crisi economica attuale che investe, oltre alle imprese, lo sappiamo bene, anche i semplici cittadini, imprenditori non commerciali. Sono perfettamente consapevole della enfasi con cui la legge in esame è stata accolta da gran parte della dottrina, anche delle aspettative che essa crea in notevoli settori della nostra società e dell'economia.
e tuttavia non mi sento di condividere questo giudizio largamente positivo, sulla base di due considerazioni preliminari che andrò a fare. La prima attiene all'impatto che avrà questa legge sull'organizzazione giudiziaria, perché rappresenta, qua ci sono molti avvocati quindi comprendono quello che dico perfettamente, rappresenta un'ennesima legge, un'ennesima riforma che nell'ambito giudiziario a costo zero. Mentre resta sullo sfondo la complessa e fondamentale questione della lentezza dei processi, della loro irragionevole durata, in un paese in cui si sta sempre a combattere l'emergenza, con una titubanza e un'assenza di programmazione davvero preoccupante, quello che ci diceva l'avvocato Molè a proposito, un disegno di legge di modifica di questa legge da appena meno di due mesi dall'entrata in vigore, è segno che manca qualsiasi programmazione, che mancano idee chiare per come risolvere i problemi in Italia. Tralasciando invece di operare quelle grandi riforme di sistema, peraltro in un contesto di generale sfiducia verso l'istituzione giudiziaria, si continuano ad attribuire al giudice ordinario nuove competenze senza verificare quale impatto avranno queste sul sistema nel complesso. Cioè si guarda la singola questione senza la visione d'insieme, ignorandosi che l'attribuzione di nuove competenze senza la disponibilità di nuove risorse, anche e soprattutto umane, va ad incidere sui tempi dei procedimenti in genere. Solo per fare qualche esempio, quando fu fatta la riforma sul processo sul pubblico impiego e l'attribuzione al giudice del lavoro delle controversie in materia di pubblico impiego, è una riforma a costo zero, sono competenze nuove date al giudice ordinario senza una previsione di quale effetto avrebbe avuto sul sistema, e sappiamo che i processi del lavoro, che dovrebbero essere veloci, durano anni se non decine di anni. Lo stesso quando è stato disegnato il procedimento cautelare uniforme, con la possibilità di reclamo data per più provvedimenti, che ha ampliato le competenze del collegio senza questo una previsione delle risorse. Lo stesso si vorrà fare in materia di licenziamento dei lavoratori, da notizie di stampa, di quello che è il disegno di legge presentato, introducendo per il procedimento di licenziamento un procedimento snello, analogo a quello di quell'articolo 28 per la repressione della condotta antisindacale. Bello, è vero, il precedente in sé funziona, ma le risorse umane che devono affrontare questo lavoro, se il giudice del lavoro si concentra su questi procedimenti e dovrà concentrarsi su questi procedimenti, gli altri chi li porta avanti? E così si è fatto con questa legge, che attribuisce nuove competenze ai tribunali senza la previsione di maggiori risorse umane. E per quello che vi dirò dopo, non è di poco conto la competenza che in prospettiva, il lavoro che in prospettiva potrebbe esserci per questa legge nei nostri tribunali. Si dovrà verificare innanzitutto se dovrà essere di competenza del giudice dell'esecuzione o del giudice delegato ai fallimenti, questo la legge non lo dice, ma a monte va risolto un altro problema su cui mi soffermerò dopo, se ha introdotto una competenza del giudice monocratico, cioè del singolo giudice o del collegio. Credo che dovrà occuparsi di questa materia il giudice dell'esecuzione e non il giudice fallimentare, perché parliamo di insolvenza civile, parliamo di sospensione delle procedure esecutive individuali, non credo che sia di competenza del Tribunale fallimentare. La seconda considerazione preliminare è di segno opposto, anche se affonda le radici sulle stesse considerazioni. Cioè io ritengo che questa mia paura sull'impatto che avrà la legge sull'organizzazione giudiziaria non ha motivo di esistere, perché non credo sulle possibilità di successo di questa legge. Dubito fortemente che il concordato per la ristrutturazione dei debiti delle famiglie e degli enti che non esercitano attività commerciale e non siano soggetti alle procedure concorsuali possa avere e avrà fortuna. Questo dubbio, che non è certo frutto di un atteggiamento a prioristicamente critico verso l'innovazione, tutt'altro. Peraltro sono convinto che il problema del sovraindebitamento esiste e vanno cercati subito rimedi allo stesso, perché sta incidendo sull'assetto delle famiglie e della società in genere. Però questa mia valutazione pessimistica si fonda su dei dati concreti, su due premesse, una più particolare e una generale. L'omologo, analogo istituto che è previsto nella legge fallimentare all'articolo 182 bis, il concordato preventivo, la restituzione dei debiti, come anche il concordato preventivo, non ha avuto grande applicazione, soprattutto nel meridione.
visto che le imprese non hanno la cultura dell'accesso a strade alternative per la soluzione della crisi, cioè la cautela di considerare l'opportunità di fermarsi, di fermare l'attività quando non si intravedono prospettive di superamento della crisi, programmando di uscire dalla stessa con la scelta di strade diverse dal fallimento. Si arriva, quando ci si arriva al concordato, quando la società è già decotta ed è pronta per il fallimento. Mentre la soluzione della ristrutturazione dei debiti appare fuori dalle opportunità concrete. Vi dico solo che a Ragusa, in 6-7 anni che c'è la nuova legge fallimentare, c'è stato un solo caso di ristrutturazione dei debiti 183 bis e i concordati preventivi si possono contare sulla punta delle dita, non arrivano a 10. Perché l'ottica scelta è spesso, troppo spesso, non quella di pagare, seppure in maniera inferiore, i propri creditori, quella di non pagare affatto, diciamocelo. Perché? Forti di un sistema giudiziario inefficiente, torniamo all'altro problema. Non vedo perché l'istituto del concordato, di cui la legge numero 3, dovrebbe avere miglior fortuna del concordato fallimentare, in un contesto in cui l'inefficienza del sistema giudiziario e di un procedimento esecutivo lentissimo. Non vedo un debitore ansioso di programmare il pagamento dei suoi debiti, visto che quelli privilegiati, quindi tutti i debiti verso l'erario, in primis devono essere pagati integralmente, gli altri pure, anche se in misura inferiore, in tempi più morbidi, quando lo stesso sa che l'eventuale esecuzione a suo carico non sarà né rapida né efficiente. Tanto vale prendere tempo. Ciò senza considerare l'ingiusta defalcazione di crediti e dunque il danno che subiscono altri soggetti, con conseguente ripercussione negativa dell'istituto in oggetto su di loro e sull'economia in generale. Quindi, probabilmente, per lo scarso successo che avrà la legge, la mia preoccupazione dell'impatto della stessa sul sistema giudiziario è superabile. Tanto premesso, non mi soffermo sull'istituto, anche perché poi altre persone si soffermeranno, lo ha già fatto l'avvocato Malè, cercherò di parlare, diciamo, delle norme processuali, del procedimento, dei due procedimenti che sono delineati dalla legge, nel senso che ce n'è uno che è, diciamo, strumentale all'altro, più urgente, mira alla sospensione immediata, temporanea delle esecuzioni e alla ricezione della proposta, e l'altro di omologazione dell'accordo. Il primo è disciplinato dagli articoli 9 e 10 della legge, il secondo dall'articolo 12. Per il regolamento di entrambi, la legge rinvia alle disposizioni di quegli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero al procedimento in Camera di Consiglio, che è inizialmente pensato dal codice del 42 come un procedimento per il Tribunale Collegiale, è ormai esteso anche in regola anche i provvedimenti che vengono adottati dal giudice monocratico. Come vi ho detto prima, non è chiaro se la legge abbia previsto la competenza del Tribunale Collegiale o del Tribunale in composizione monocratica, perché usa il termine giudice, senza ulteriore precisazione, prevedendo che il provvedimento emesso è soggetto al reclamo, ovviamente il reclamo di cui agli articoli 739 e seguenti, non quello cautelare, e che del collegio del reclamo non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento, secondo un principio che sempre più si fa strada, forse giustamente, sicuramente giustamente, anche nel processo civile, per cui il giudice che ha emanato il provvedimento non può essere chiamato a contribuire al riesame dello stesso. Ora, l'articolo 50 bis del codice di procedura civile stabilisce che il Tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in Camera di Consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti CPC, salvo che sia diversamente disposto. Quindi questa legge richiama questo procedimento e quindi dovrebbe essere di competenza collegiale, salvo che non sia diversamente disposto, quindi salvo che non riteniamo che questa legge abbia previsto la competenza del singolo giudice. Ed io ritengo che si debba arrivare necessariamente a questa conclusione, e cioè che questo procedimento è di competenza del giudice monocratico e non del collegio.
anche se lo dice non espressamente, diciamo implicitamente. Intanto c'è la previsione che del collegio del reclamo non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento, e quindi porta a ritenere che sia stato di un giudice di quel tribunale, e quindi che il reclamo si propone al tribunale. Ora, se il provvedimento emesso fosse di competenza collegiale, il reclamo dovrebbe proporsi alla Corte d'Appello. Quindi il fatto che invece il reclamo è sicuramente di competenza del tribunale collegiale fa pensare che sia il giudice monocratico a dover emettere questo provvedimento. Certo, potremmo pensare che il legislatore abbia voluto derogare, cioè dire siccome le corti d'appello non funzionano, i tempi sono ancora più lunghi che in tribunale, diciamo che il reclamo avverso i provvedimenti collegiali, in questo caso del tribunale, siano fatti al tribunale, ma ritengo che non si può arrivare a questa conclusione. Invece il fatto che sia prevista la reclamabilità davanti allo stesso tribunale in composizione collegiale fa pensare che il procedimento in esame, seppure regolato dagli articoli 737 e seguenti, è di competenza del tribunale in composizione monocratica. D'altronde abbiamo altri esempi di questo genere, addirittura quando furono soppresse le preture, con il decreto legislativo 51-98 fu previsto che tutto ciò che faceva il pretore in Camera di Consiglio e non è passato ad altri di competenza di altre autorità amministrative, e adesso è trattato dal giudice del tribunale, quindi in composizione monocratica, sempre con lo stesso procedimento. E vediamo qual è questo, il primo procedimento. La proposta di accordo va depositata nella cancelleria del tribunale del luogo di residenza o di sede del debitore, quindi persona fisica o persona giuridica. Deve essere accompagnata dall'elenco dei creditori con indicazione delle somme da questi che questi pretendono, e quindi dei crediti, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati della dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Questa è ancora una conferma che questa legge si applica anche al consumatore, che ha famiglia normalmente. Previa indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di stato di famiglia. Non c'è dubbio che la proposta deve avere la forma di un ricorso, perché siccome si interpella il tribunale, si rivolge al giudice, non può che essere contenuta in un ricorso. Possiamo pensare a una proposta elaborata all'interno del ricorso o a un ricorso a cui è allegata questa proposta che si fa ai creditori. Non è precisato se ci sia un obbligo di assistenza tecnica di un difensore, cioè se occorra necessariamente che il ricorso sia redatto da un avvocato. Ritengo di no, perché siamo in ambito di procedimenti camerali e qui non è prevista come obbligatoria l'assistenza del difensore. D'altronde neanche per il concordato preventivo e per gli istituti della legge fallimentare è prevista l'assistenza obbligatoria del difensore, anche se normalmente poi si andrà a finire in questo modo per la tecnicità della questione, o un'assistenza esterna del commercialista o dell'avvocato che poi non firma. Insomma, la proposta deve avere la forma di un ricorso al giudice, o quindi deve essere allegata a un ricorso al giudice, deve essere corredata di tutti gli elementi necessari per la pianificazione dello sdebitamento senza frodi ai creditori e nel rispetto delle esigenze di mantenimento della famiglia. Poiché possono accedere all'istituto anche imprenditori non commerciali, cioè soggetti oppure non soggetti a procedure concorsuali, quindi quelli non fallibili, è previsto che costoro, in aggiunta a quanto abbiamo detto prima, debbano produrre anche copia autentica delle scritture contabili relative agli ultimi 3 anni, come è previsto nella legge fallimentare per il fallimento. Il giudice, sulla base di questi elementi, quindi si vede presentato questo ricorso con questa proposta o la proposta nel ricorso stesso, deve verificare che sussistono i presupposti di ammissibilità di cui l'articolo 7 della legge, quindi che non si tratti di imprenditore assoggettabile alle procedure concorsuali, che non abbia fatto ricorso nei 3 anni precedenti, ci torneremo su questa cosa, alla procedura di composizione della crisi, che la proposta rispecchi tutti i criteri di quell'articolo 7, che sussista la sua competenza, quindi che si tratti del tribunale del luogo di residenza o in cui ha sede il debitore. Verificato questo, in assenza, se manca uno di questi elementi, si può limitare a dichiarare inammissibile la proposta senza ulteriore attività. Se invece la ritiene ammissibile, ci sono tutti questi requisiti,
fissa l'udienza per sentire il debitore e i creditori, quindi crea un contraddittorio, ai quali fa comunicare, non lo dice quella legge, lo fa comunicare a cura di chi? Ritengo a cura del debitore e non a cura della cancelleria. La proposta è il decreto, dove è indicata anche l'avvertenza dei provvedimenti che può adottare, cioè il giudice già dice ai creditori quali saranno i provvedimenti che può adottare. Lo fa comunicare con la forma più celere, quindi può disporre la raccomandata, telefax, PEC e così via. Ecco, il requisito del mancato ricorso alla procedura in esame da parte del debitore nei 3 anni precedenti, ritengo che debba intendersi che lo stesso non abbia beneficiato di tale procedura e non solo che non l'abbia proposta, cioè, perché se uno propone una proposta che viene dichiarata ad esempio inammissibile perché manca dei requisiti, non posso dire che non la può ripresentare, sarebbe una grave violazione alle sue facoltà. La può ripresentare, stavolta corredata di quello che è necessario, non può essere ostativo negli altri anni precedenti abbia formulato una proposta che poi non abbia avuto un seguito, che sia stata dichiarata inammissibile o addirittura che si sia aperto il procedimento ma poi non ci sia stata l'omologazione. Ritengo che quella non possa contare. E poi il giudice con questo decreto deve disporre anche adeguata pubblicità, forma di pubblicità della proposta di questo decreto, per esempio può disporre la pubblicazione su un giornale possibilmente specializzato per portare a conoscenza di tutti i creditori, comunque di questa, al di là di quelli che vengono raggiunti dalla comunicazione, di questa iniziativa del debitore. E se si tratta di un debitore imprenditore, questa proposta il decreto vanno pure inseriti, pubblicati nell'apposita sezione del registro delle imprese. All'udienza, quindi nel contraddittorio tra il debitore e i creditori, il giudice deve anzitutto verificare l'assenza di atti o iniziative in frode a questi ultimi, quindi è il garante che non ci sia nella proposta del debitore un intento frodatorio delle ragioni dei creditori. E quindi dispone, e qui ritengo che il giudice non abbia discrezionalità, cioè se ci sono tutti i presupposti deve necessariamente disporre questa sorta di sospensione generale delle iniziative dei creditori per un tempo determinato che opera per tutti i creditori, tranne per quelli che sono titolari di credito non impignorabile, pensiamo a un credito alimentare. Dispone, come fa anche l'articolo 182 bis per la ristrutturazione dei debiti nell'ambito di imprenditori commerciali, che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, non possono essere disposti sequestri conservativi e neppure acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del proponente, nessuno può scrivere ipoteca da parte dei creditori, dello stesso, del debitore, che abbiano un titolo, una causa anteriore alla proposta, ovviamente non i creditori nuovi, quelli prima della proposta. Questo periodo è determinato dal giudice in un tempo massimo di 120 giorni, che francamente mi sembra ridicolo e troppo breve, perché si possa pensare che in 4 mesi si riesca a raggiungere tutti i creditori, a discutere davanti all'organismo il piano, avere le approvazioni, trasmetterlo al giudice, il giudice deve omologarlo. Mi sembra un'utopia pensare che tutto questo si possa fare in 4 mesi. In questo tempo sono sospese le prescrizioni e non si verificano decadenze. Occorre ora chiarire il significato della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 9. Mi ci sono interrogato. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta anche in caso di successive proposte di accordo. Ma scusate, se la proposta non può essere ripresentata se non sono passati 3 anni, le sospensioni disposte dopo 3 anni non ci sono più. E allora qual è il significato di questa norma? Ho cercato di capire quale possa essere questo significato oscuro. Deve ritenersi che una seconda proposta presentata prima del decorso dei 3 anni, dal deposito del ricorso relativo alla precedente, che si è sfociato in un accordo omologato, debba essere dichiarata inammissibile. Se io faccio una proposta, ottengo l'omologazione, per 3 anni non posso ripresentarla. Ma se la prima è stata dichiarata, non è stata omologata, cioè il giudice ha fatto la prima fase, ha disposto la sospensione,
e poi non si arriva all'omologazione. Io posso ripresentare un'altra prima dei 3 anni, però il giudice in questa seconda volta non può sospendere nuovamente le procedure esecutive individuali. E la razza è evidente, evitare che il debitore, anche quando sa o non coltiva le proposte o sa che andranno a finire male, le ripresenta contenendo per avere ogni volta la sospensione per 4 mesi delle procedure esecutive, sarebbe un artificio per aggirare la legge. Allora credo che la ratio sia questa, cioè evitare che il debitore possa ripetutamente presentare proposte che poi non vengono omologate o non vengono coltivate a solo fine di ottenere di 4 mesi in 4 mesi la sospensione sine die delle procedure esecutive. Il provvedimento reso dal giudice in questa fase, quindi la prima fase, quello relativo alla ricezione della proposta e quindi all'apertura del procedimento, diciamo che quello che nel concordato preventivo è il decreto di apertura del concordato, è reclamabile davanti al collegio nelle forme che vi ho detto, cioè non procedimento cautelare ma 739 e seguenti. Quindi il presidente nomina un relatore, il quale sente le parti e poi riferisce in camera di consiglio. Non deve esserci un'udienza davanti al collegio. Ovviamente deve ritenersi reclamabile non solo il provvedimento di rigetto o di inammissibilità da parte del debitore, ma ritengo che siano reclamabili, come è fatta la legge, anche quello con cui si accoglie il ricorso e si dichiara aperta la procedura, cioè si dispone alla sospensione delle procedure esecutive, ovviamente da parte di qualcuno dei creditori. Certo, può dubitarsi che i creditori, e non solo quelli che sono titolari di crediti privilegiati che devono essere soddisfatti integralmente, abbiano un effettivo interesse a reclamare in questo momento il decreto, perché l'apertura del procedimento non significa che lo stesso sarà poi approvata la proposta, non significa che sarà omologato. Quindi ritengo che non c'è un effettivo interesse, che sarebbe un appesantimento della procedura che non ha nessun senso. Però così come è la legge, credo che anche loro possano reclamare il provvedimento con cui il giudice si limita soltanto ad aprire il procedimento. La legge nulla dice sul tempo di efficacia di questo provvedimento, cioè quando è efficace, perché è importante, perché da questo momento decorrono i 120 giorni di sospensione delle procedure esecutive individuali. Se nulla dice, non disciplina neanche che i 120 giorni decorrono, che so, dalla pronuncia o dal deposito o dalla comunicazione di questo provvedimento, poiché nulla prevede, dobbiamo andare agli articoli 739 e seguenti, quindi all'articolo 741, che dispone che i decreti divengono efficaci trascorsi i termini per proporre il reclamo. Quindi finché non passano i 20 giorni per il reclamo, questo provvedimento non diviene esecutivo e quindi non dovrebbe decorrere il tempo dei 120 giorni. Però ritengo che se è applicabile questa norma è applicabile in toto. E quindi, siccome il 741 prevede che il giudice può disporre l'immediata efficacia di questi provvedimenti quando c'è urgenza, e sicuramente in questo caso c'è urgenza, il giudice sarà portato in questi casi a disporre sempre automaticamente la immediata efficacia, così che i 120 giorni decorrono dalla pronuncia. Dopo la definizione del procedimento che vi ho detto per la presentazione della proposta, viene avviato davanti all'organismo di composizione della crisi, che già noi abbiamo in Italia le sigle, quindi già lo vedo letto OCC, il procedimento per la definizione dell'accordo con le votazioni dei creditori. E su questo non mi soffermo, anche perché penso se ne parlerà il dottore Arezzo. Devo solo dire che decorsi 10 giorni dalla trasmissione dell'accordo e dei consensi a tutti i creditori, termine entro il quale i creditori possono fare le loro osservazioni, le trasmettono a questo organismo, l'organismo trasmette tutto al giudice, quindi la proposta con le osservazioni eventuali dei creditori. E comincia così la seconda fase, l'altro procedimento davanti al giudice, che finalizzato deve giungere all'eventuale omologazione dell'accordo. Qui non è prevista la fissazione di un'udienza, quindi il giudice deve verificare che sia stato raggiunto l'accordo con la percentuale prevista, cioè il 70% dei crediti, ritengo quelli che
tranne quelli che crediti privilegiati. Deve verificare che il piano sia idoneo alla soddisfazione dei creditori estranei all'accordo e deve risolvere ogni altra contestazione e poi omologare l'accordo e disporne con un decreto, disporne la pubblicazione di questo decreto così come il primo sul giornale e così via. La cosa particolare è che, a differenza di quanto è previsto nella legge fallimentare, il potere del giudice qui non è soltanto un potere di semplice verifica dell'accordo e del procedimento, essendo a lui rimesso di sindacare l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei ad esso, e quindi spetta al giudice un giudizio di merito sul fatto che sia superabile con questo accordo la crisi in quella fattispecie. Diversamente che nella legge fallimentare, nel concordato, il giudice resta esterno all'accordo, ne verifica la regolarità formale ma senza entrare nel merito. Qui invece sembra che il giudice debba andare nel merito, cioè debba valutare che questo accordo è idoneo effettivamente a togliere quel soggetto o quell'ente dalla situazione di sovraindebitamento. E quindi c'è qua una forma di un momento di rottura, diciamo, di diversità di questa normativa con quella fallimentare. Anche questo provvedimento, come quello precedente, può essere reclamato davanti al collegio. L'effetto del provvedimento di omologazione è la stabilizzazione per un periodo non superiore ad un anno, come diceva già l'avvocato Molè, degli effetti di cui al terzo comma dell'articolo 10, quindi quella sospensione delle procedure esecutive, l'impossibilità di sequestri conservativi, di iscrivere ipoteche, si stabilizza per un anno. E come già osservava, mi pare, l'avvocato Molè in altri ordinamenti, è previsto un tempo più lungo e sarebbe auspicabile, perché un anno è davvero troppo poco per pensare a una soluzione della crisi. Questi effetti però vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. Cioè il creditore estraneo che non viene pagato, nei tempi previsti, si rivolge al giudice, il giudice crede il contraddittorio e risolve l'accordo. Singolare sembrerebbe la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 12, che prevede la risoluzione di diritto dell'accordo in caso di pronuncia di fallimento del debitore. Ma se è presupposto per questa procedura è che uno non sia fallibile, com'è che poi può sopravvenire? Io me lo sono spiegato con questa eventualità. Una potrebbe essere di una persona che non è imprenditore e fa questa proposta, ma nel frattempo lo diventa e poi fallisca. O un'altra, che secondo me è più interessante e che implica poi tante altre questioni, è il socio di una società di persone, che ovviamente può avere una situazione debitoria sua personale, familiare, che non c'entra nulla con la società, e quindi acceda a questo istituto per il superamento della sua crisi come persona fisica. Ma nel frattempo c'è uno stato di insolvenza della società di persone, viene dichiarato il fallimento della società di persone, quindi anche il suo, perché viene esteso a lui perché si tratta di una società di persone, e quindi lui fallisca per ragioni non attinenti alla sua situazione, ma a quella societaria, ma quindi questo qua comporta comunque la risoluzione di questo accordo necessariamente, perché tutto deve essere poi rivisto in sede fallimentare. E poi compito dell'organismo di composizione della crisi sovraintendere all'esecuzione dell'accordo, quindi il deputato a controllare che l'accordo venga eseguito da questo organismo, anche chiedendo al giudice la nomina di un liquidatore, se ciò è già previsto nell'accordo, oppure se siano utilizzabili per la soddisfacimento dei creditori beni pignorati. In questo caso necessariamente il giudice dovrà nominare un liquidatore. Il giudice interviene quando richiesto da alcune delle parti interessate, cioè sia il creditore può dire al giudice, il debitore, l'organismo di composizione della crisi possono dire al giudice per l'adozione dei provvedimenti necessari durante l'esecuzione di questo accordo. E vado a finire. Un'ultima considerazione, poi torno sempre sullo stesso problema. Io, se ove funzionasse davvero questo istituto, mi prefiguro questo procedimento che è soggetto, come ormai viene spesso, a questi reclami continui davanti al collegio. Già anche lo stesso provvedimento iniziale di apertura potrebbe essere reclamabile. E quindi, siccome nel titolo del mio intervento qua programmato è scritto aspetti procedurali, il ruolo della magistratura ed effetti deflattivi del contenzioso, francamente io non ne vedo effetti deflattivi del contenzioso. Potrebbe diminuire l'esecuzione civile, non certamente il contenzioso, ma con questi procedimenti subprocedenti che si innescano, l'istituto rischia, ove venisse a funzionare realmente, di questo però dubito,
rischia di affossare tribunali dietro i ricorsi e controricorsi tra creditori e debitori che potrebbero fioccare notevolmente. Grazie. Grazie al giudice Palazzolo. Come avete sentito dal mondo giudiziario, quindi da chi poi più direttamente si trova a essere coinvolto, arrivano anche delle segnalazioni di criticità di questa normativa. E, tra le altre cose, ed ecco, in questo modo mi permetto di introdurre la mia, che non è una relazione ma sarà un modesto contributo ai lavori, che giustifica principalmente la mia presenza a questo tavolo e il coinvolgimento forte dell'ente che ho l'onore di dirigere, cioè questo tema dell'organismo di composizione della crisi, che ha riferimenti forti con le tematiche della mediazione civile, diventata, come è noto a tutti i presenti, anche per una serie di criticità che molti, il mondo dell'avvocatura in particolare, ha evidenziato in più occasioni, è ormai un passaggio obbligatorio in tante materie dal marzo dello scorso anno e dal marzo di questo anche su ulteriori materie aggiuntive. Mi pare di poter dire, in apertura di questo mio, ripeto, brevissimo intervento, che forse la visione con la quale il legislatore ha individuato l'organismo di composizione della crisi, pur ricalcandolo o traendolo in qualche modo dal commissario giudiziale nel concordato preventivo come ruolo e come senso della sua presenza, potrebbe forse, se trova una reale capacità di funzionamento, essere quella cerniera che in qualche modo collega le attese forti che questo provvedimento legislativo certamente sta ingenerando, ingenera nella società, nel mondo economico in generale, e quelle difficoltà che invece venivano evidenziate dal giudice Palazzolo. Io così, un po' da figura professionale che nel sistema camerale crede molto nella, spesso anche con momenti conflittuali con altri interlocutori, nel ruolo della mediazione obbligatoria, così come è stata in qualche modo in questo ultimo anno indicata dal legislatore, a me pare che questa esperienza, che ha luci e ombre, ma che posso dire complessivamente, anche per alcuni dati che vi darò tra poco, si presenta di un certo interesse, possa diventare la sperimentazione giusta da raccogliere, da trasferire in questa nuova esperienza alla quale, non appena sarà emanato il regolamento, la legge prevede 90 giorni perché sia appunto prevista le modalità con cui l'organismo di composizione della crisi debba operare, possa dare un aiuto, possa dare una collaborazione significativa a quello che è l'obiettivo che il legislatore si è prefisso. Non dimentichiamo che è al centro di questo nostro convegno di oggi la ristrutturazione del debito, cioè la consapevolezza che comunque, e lo ha detto anche due relatori che mi hanno preceduto, il tema del sovraindebitamento è oggi un tema particolarmente significativo, pesante per la complessità, per la struttura complessiva della nostra società nel nostro paese, va comunque affrontato perché non è sostenibile nella dimensione, nella misura in cui oggi si trova ad essere rilevato. Io credo che la Camera di Commercio sia un soggetto, accanto ad altri naturalmente, particolarmente titolato a poter svolgere in questo tema, in questa materia dell'organismo di composizione della crisi, un ruolo significativo, perché sempre di più, come è noto ai presenti, la Camera di Commercio vuole diventare, sta diventando, non solo il riferimento delle imprese, ma il riferimento più complessivo della economia di un territorio. Non è un caso che nei nostri consigli camerali siede il rappresentante del mondo del lavoro, non è un caso che siede il rappresentante delle associazioni dei consumatori, cioè tutto quello che muove dal punto di vista economico un territorio
deve essere, deve trovare o deve, dobbiamo provare a dare a tutto questo una lettura di sintesi appunto attraverso il sistema delle, delle camere di commercio. E sempre di più, come è noto certamente anche questo ai presenti, quello che inizialmente voleva essere il registro imprese soltanto un registro degli imprenditori commerciali, attraverso il repertorio delle notizie economico-amministrative, attraverso una serie di interventi legislatori che si sono succeduti nel tempo, mira a mettere dentro, a registrare, a inventariare, se si passa questo termine, tutti i soggetti economici di un territorio. Quindi ci sono già nei nostri archivi e ci saranno sempre di più, per esempio, quei soggetti che fanno un'attività economica ma che non sono imprenditori, ai quali certamente insieme alla logica dei consumatori si rivolge come soggetti non fallibili, lo diceva prima il dottore Palazzolo, la legge 3 della quale stiamo discutendo. Dicevo, muovendoci dall'esperienza della mediazione civile, noi abbiamo solo un dato, mi scuserete, ma poi io profitto di queste occasioni anche per un po' Cicero pro domo sua, se volete, per dire che gli incontri di conciliazione, che non è la mediazione civile ma dalla quale poi si ha preso spunto l'obbligatorietà della mediazione civile, hanno registrato, per parlare degli ultimi due anni che hanno avuto assolutamente una curva esponenziale, si sono alzate notevolmente, nel 2010 su 60 incontri di conciliazione che sono stati portati a termine, ben l'88% ha comportato il raggiungimento dell'accordo, e nel 2011 su 44 invece il 71% ha comportato l'accordo. Sulle problematiche relative alla mediazione obbligatoria, il dato vede già questo periodo del 2011 segnare una rilevante crescita rispetto al 2010. Noi siamo stati soggetto che si è accreditato come organismo di mediazione nel maggio del 2011, quindi solo da giugno abbiamo svolto questa attività e abbiamo registrato da giugno a dicembre solo 8 momenti di mediazione civile, invece da gennaio a marzo sono già 11 e, come sappiamo, con l'obbligatorietà dal marzo di quest'anno di altri materie, essenzialmente quelle del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, questo aspetto è stato, tenderà ovviamente ad amplificare. A me piace immaginare che la stessa filosofia che sta dietro la mediazione civile, che viene esercitata anche da altri organismi, non solo da quello camerale, quelli che sono registrati presso il Ministero, cioè quello di non vedere le parti contrapposte o che debbano comportare alla fine soltanto il vincitore e lo sconfitto, ma quella filosofia diversa che possa trovare nell'accordo, quindi con un atteggiamento diverso, nella controversia, la possibilità di dire a esaurimento del momento di mediazione che tutte e due le parti abbiano vinto in qualche modo, perché abbiano trovato appunto l'accordo. Ora io non so, sinceramente, ma mi auguro che questo possa accadere, che questo stesso tipo di atteggiamento e questa stessa esperienza possa essere trasferita nell'organismo di composizione della crisi, nel ruolo che viene chiamato a svolgere per affrontare in maniera funzionale il tema del sovrindebitamento. L'organismo di composizione della crisi, che, come ho detto, ricalca un po', ritaglia un po' la figura del commissario giudiziale nel concordato preventivo, vede affidate dalla legge 3 una serie di compiti precisi. Intanto la proposta circa la nomina del liquidatore, laddove sia necessario appunto il liquidatore. La ricezione delle dichiarazioni di consenso da parte dei creditori, la trasmissione ai creditori di una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento quindi della percentuale prevista dal legislatore, nonché la trasmissione al giudice di una relazione contenente le eventuali contestazioni dei creditori e l'attestazione della fattibilità del piano. Ancora, la risoluzione di eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.
iniziative funzionali alla predisposizione del piano, al raggiungimento dell'accordo e alla riuscita dello stesso, nonché, e mi piace sottolinearlo, collaborazione con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano, verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e poi l'effettuazione, l'ho già accennato il dottore Palazzolo, della pubblicità della proposta, dell'accordo e della comunicazione del giudice. Li ho elencati in modo così molto puntuale, nel senso che sono ripresi dalla normativa, appunto dalla legge 3, per evidenziare che un po' tutte queste indicazioni, se ho letto bene, se ho interpretato bene la norma, danno all'organismo un ruolo di forte vicinanza alle parti che sono coinvolte nel momento, nel percorso, nell'iter che mira alla ristrutturazione del sovrindebitamento. È chiamato a dare un contributo significativo venendo incontro sia alle attese dei creditori sia ai bisogni del debitore che ha ricorso alla ristrutturazione stessa. E pertanto mi pare che tra quello che ho riferito, l'attestazione della fattibilità del piano proposto dal debitore, attestazione che, come appunto dicevo, inevitabilmente implica un coinvolgimento forte dell'organismo nella predisposizione del piano stesso, quindi una collaborazione diretta con il debitore fin dalle prime fasi della procedura, e la verifica della veridicità dei dati contenuti nel piano stesso, peraltro accompagnate anche, come è stato già detto, da un regime sanzionatorio abbastanza pesante, per cui questo responsabilizza, credo, molto il ruolo dell'organismo, che richiamano da vicino appunto i compiti del professionista che è chiamato a intervenire nell'ambito dei piani di risanamento e negli accordi di ristrutturazione. Ancora, l'articolo 18 prevede la possibilità dell'organismo di accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nel sistema di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle norme in tema di privacy, ed autorizza a trattare i dati personali in tal modo acquisiti, ovviamente ai soli fini e tempi della procedura. Anche questo significa che viene chiamato l'organismo a un ruolo di particolare rilievo. Chi sono gli organismi? E vengo quindi al motivo per cui l'ente camerale è direttamente coinvolto. Gli organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, deputati su istanza della parte interessata appunto alla composizione delle crisi da sovrindebitamento. Si iscrivono in un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. I criteri e le modalità li apprenderemo una volta che sarà emesso il regolamento, e gli organismi, però il comma 4 dell'articolo 15 dice che gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, quindi quelle che già sono attive, il Segretariato Generale costituito ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, gli ordini professionali degli avvocati e dei commercialisti e esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto a semplice domanda nel registro di cui al comma 2. Ovviamente, come in tutte le norme che ormai vengono emanate dal nostro sistema legislativo, c'è sempre quel comma che crea un minimo di incertezza poi sul piano operativo, che dalla costituzione degli organismi non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che è sempre il solito tema per il quale mettiamo in campo, questo lo dico con un po' di grido di dolore da parte di amministrazioni che hanno sempre crescenti difficoltà a gestire i propri compiti, mettiamo in campo nuovi ruoli, nuove competenze, nuove attività, ma sostanzialmente tutto questo deve avvenire a costo zero per la finanza pubblica. Questo quindi è il panorama che si presenta probabilmente prossimamente davanti a noi su questa materia, e io mi permetto di chiudere questa mia brevissima considerazione evidenziando ancora una volta che sono convinto che se le capacità di selezione e di individuazione delle figure che debbono occuparsi dell'organismo di composizione della crisi risponderanno, come mi auguro e come
ricadrà certamente alle professionalità, alla indipendenza, alle capacità che la legge prevede come requisiti, possa esserci quello che dicevo in apertura, cioè da parte degli organismi di conciliazione della crisi, di composizione della crisi, la risposta a fare da cerniera alle difficoltà che sono state in qualche modo preannunciate nell'attuazione, nel funzionamento pieno del nuovo istituto da parte del giudice Palazzolo. Questo era soltanto le poche battute che io volevo aggiungere alle cose che sono state dette fino a questo momento, e adesso, riprendendo il ruolo di coordinatore dei lavori, chiamo invece il dottore Renato Meli, che è, come è noto, direttore dell'Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale del Lavoro, a portare il suo contributo, perché indubbiamente stiamo parlando di un tema, e su questo mi pare che l'accordo è unanime, che oggi costituisce una mina pesante, una deflagrazione significativa nell'assetto sociale del nostro Paese. Quindi questo tema, reso dall'attualità della crisi particolarmente significativo, ha risvolti sociali di grande rilievo, e devo dire che la Diocesi di Ragusa, su più fronti, più occasioni, anche con iniziative che vedono coinvolto sia la Prefettura, sia la Camera di Commercio, sia il mondo degli imprenditori, le associazioni di categoria, è una provincia in cui, lo evidenzio, la Diocesi è presente nel tavolo del lavoro e dello sviluppo, apportando un contributo significativo alle riflessioni che il tavolo ogni giorno porta avanti. Credo quindi che una valutazione che guardi dal punto di vista sociale il problema sia quanto mai utile per completare questa prima parte dei nostri lavori. Dopodiché abbiamo immaginato che arriveranno invece le voci di tutti coloro che possiamo definire con un termine da attuale, gli stakeholders di questa problematica, quindi da una parte gli avvocati, i commercialisti, le piccole e medie imprese, il sindacato e i consumatori, e quindi poi ci avvieremo verso la conclusione. Dottore Meli, prego, a te la parola. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Il mio intervento arriva già quasi alla fine di questo, e quindi devo comunque cercare di fare del mio meglio per stringere. Io intanto vi porto i saluti del Vescovo, perché appunto, come diceva il dottor Arezzo, la Diocesi ha veramente questo desiderio di essere presente, perché non è avulsa dalla realtà. Chiarisco subito, mi limiterò, io ringrazio, voglio ringraziare comunque Sua Eccellenza il Prefetto e il Presidente della Camera di Commercio, perché hanno voluto inserire questo intervento anche all'interno di questi lavori che sono prettamente tecnici, ma che evidentemente hanno dei risvolti sociali non indifferenti. In questo senso io vi dico subito, mi limito a precisare due cose. Utilizzerò il termine famiglia, in questo senso, come diceva il Presidente Gambuzza, famiglia dalle nostre parti significa anche impresa. È veramente parlare di famiglia è come parlassimo di imprese qui da noi. E l'altra precisazione è che noi non possiamo interessarci dei problemi in termini di medie. Cioè, ci interessano le persone, non le medie, non le medie aritmetiche. Quindi questa è una delle altre cose fondamentali che voglio precisare all'inizio. Il fenomeno del sovraindebitamento è un fenomeno che è diventato un vero e proprio problema sociale, e tra l'altro si è anche diffuso anche nei ceti medi, forse soprattutto nei ceti medi, e quindi l'equivalenza povero-sovraindebitato non funziona più. Noi, insomma, in Diocesi ascoltiamo quasi quotidianamente il dramma di tanti lavoratori, non più giovani, che vengono esclusi dal lavoro produttivo, che hanno enormi difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro e non possono comunque ovviamente sostenere il peso del mantenimento della famiglia. Non sono in grado di pagare l'affitto o il mutuo per l'acquisto della prima casa. Ci sono anche le sofferenze, gli stenti sacrifici di quanti percepiscono pensioni minime, o compensi lavorativi insufficienti a sostenere l'innalzamento dei tassi di interesse sui prestiti, l'aumento della pressione fiscale e anche il costo della vita dopo l'avvento, direi incontrollato, molto incontrollato, dell'euro.
sono famiglie di lavoratori precari, famiglie monoreddito, o piuttosto operai che impiegati, ma anche imprese individuali, artigiani o agricoltori, piccole imprese, che hanno addirittura difficoltà a pagare le utenze, l'abbigliamento, i trasporti, il riscaldamento. In queste condizioni, purtroppo, improvvidamente, parecchie persone, per tentare di mantenere il vecchio livello di vita, hanno fatto sempre più ricorso al rinvio dei pagamenti, utilizzando i vari strumenti finanziari disponibili sul mercato creditizio. Un primo segnale della crisi ci è dato dal fatto che adesso, oggi come oggi, il 70% degli italiani non riesce a risparmiare. Il 24% dichiara, appunto, il 24% dichiara di non riuscire a pagare la rata del mutuo e quasi un quinto anche quello del canone di affitto. Un altro segnale, se guardate in giro, viene facile a tutti vederlo, il proliferare dei comprioro. I comprioro sono un altro sintomo di questo, di questa nuova, i nuovi banchi di pegno, no? Monte dei pegni di una volta, insomma, viene sostituito in qualche modo dall'attività privata attraverso questi comprioro. Non possiamo ignorare, tra l'altro, anche la piaga dell'usura. E quando dico piaga non voglio rimandare alle piaghe d'Egitto, nessuno si mette in mente questo, ma giustamente diventa una piaga, e anche questa una piaga, che è presente anche nel nostro territorio, oltre che in quello nazionale, e che coinvolge veramente centinaia di migliaia di famiglie. Non si può neanche sottovalutare l'altra piaga, che è quella del gioco d'azzardo, in particolare quello ideato e pubblicizzato dai concessionari dello Stato, che è divenuto, come senz'altro saprete tutti, la terza industria italiana. Cioè, dopo l'Eni e la Fiat, ecco che abbiamo i concessionari di lotterie, slot machine, superenalotto, scommesse, che hanno raggiunto un fatturato nel 2011, se non vado errato, che si aggira intorno ai 70 milioni, qualcosa come un 13-15% in più rispetto all'anno precedente. Capite che quando si fa sempre più ricorso a queste attività c'è qualche cosa che effettivamente nella società non funziona. In effetti molti, con l'illusione di moltiplicare magicamente e facilmente i propri risparmi, ne hanno fatto frequente uso, con l'effetto contrario di sprofondare nel vicolo cieco della dipendenza patologica e della perdita di somme sempre più rilevanti. Giuseppe Imbucci, studioso di problemi del gioco, parafrasando un verso di Salvatore Quasimodo, sottolinea che con il gioco d'azzardo, che imperversa sempre più, si può morire da vivi. E noi ne conosciamo, credo che sia l'esperienza di tanti. Nel quadro sociale che ha appena accennato ci sono delle precise responsabilità, però, perché non è che tutto accade così, perché ci piove dall'alto. Mi sembra opportuno ribadirne subito, onde evitare qualsiasi altra indecisione su questo, una su tutte: abbiamo vissuto al di sopra delle nostre reali possibilità, ci siamo illusi per tanto tempo di essere tutti ricchi. Come accennavo, tante sono le cause che possono concorrere al solo indebitamento, ma altrettanto molteplici sono le relazioni delle persone, sicché il fenomeno andrebbe analizzato, appunto, non soltanto dal punto di vista economico, come giustamente deve essere fatto, ma anche da quello sociologico e psicologico. La crisi di tante famiglie, di tante imprese, ha provocato vissuti di abbandono, di solitudine, di confusione. La mancanza di dialogo e di condivisione dei problemi tra i coniugi ha senz'altro causato delle scelte avventate. È stato veramente eccessivo l'uso dei pagamenti rateali per estinguere crediti personali concessi da banche e da finanziarie, o crediti al consumo concessi da società finanziarie sorte con questo specifico scopo. Soprattutto le finanziarie, garantendo i crediti al consumo, peraltro a tassi molto alti, hanno contribuito nell'illudere le persone di avere a disposizione risorse quasi illimitate, e intanto la famiglia o l'impresa è caduta in uno stato di indebitamento irreversibile. Ciò ha causato anche il fallimento di piccole e medie imprese, e a volte anche casi dolorosi di suicidio. Lo leggiamo tutti i giorni.
Oggi in verità sono venute meno anche alcune remore psicologiche che nel passato inducevano a giudicare in modo negativo l'accensione dei debiti, anche perché le società finanziarie hanno utilizzato, e lo fanno tuttora, strumenti di marketing sempre più complessi ed efficaci. Sempre più numerose sono i casi di famiglia che non riescono a gestire un corretto equilibrio economico, ma lo sono ancor di più quando devono gestire le spese in relazione a un cambiamento strutturale. Infatti, il decesso di una persona, le cure mediche specialistiche, questo sconvolge le famiglie e li getta nel lastrico, perché tutto è portato ai limiti. Ciò lascia trasparire in effetti un'altra grave carenza nella società di oggi: la scarsa propensione al sacrificio, all'attesa, alla speranza. Ci siamo abituati al tutto, subito, qui e ora. Si è consentito che si affermasse, in effetti, in sostituzione dell'etica del lavoro e della produzione, l'etica, ovviamente, tra virgolette, del consumo. Abbiamo eroso, ora io non parlo ovviamente dei presenti, stiamo parlando di quella parte di società che si comporta in questo modo, poi ognuno. Abbiamo eroso le tradizionali fonti di sicurezza, di identità e di appartenenza, quali la famiglia, la comunità, l'operosità. In troppi casi si è liquidato o espulso o addirittura annacquato Dio, e ci si è affidati alla gratificazione conseguente agli acquisti, che dà solo una temporanea sensazione di valere qualcosa, di essere qualcuno, implicazioni psicologiche che ovviamente sono ben note ai pubblicitari. Si tratta dunque di un fenomeno abbastanza complesso e dai complicati risvolti sociali ed economici che richiedono diverse strategie, alcune di natura preventiva alla fase che porta al sovrindebitamento, ma altre successive alla fase di gestione della crisi. Abbiamo visto che la normativa di questo vuole preoccuparsi, con tutti i limiti che i valenti relatori hanno detto prima di me. Io non entro nel merito della legge, anche perché appunto l'iter è in via di definizione, per cui non sappiamo che cosa ne verrà fuori. Certamente, se questa legge, almeno questo è quello che, il parere che mi sono fatto io, poi non so se certo mi correggete, perché non sono un esperto del mestiere, quindi credo che si proponga di garantire sia il debitore onesto, devo dire, onesto, non è una parola da trascurare, e in difficoltà dal rischio del perdere tutto, ma anche i creditori, di cui poco si parla. In aggiunta alle norme, però, sul piano più strettamente pratico ed immediato, delle cose bisogna pur farle, no? Questo nella situazione ex post, no? Nella situazione di sovraindebitamento. Beh, questi tutti i mezzi possibili e immaginabili, non lo so, un prestito, il prestito d'onore, il prestito della speranza, iniziative di microcredito, non tutte, non indiscriminatamente. Centri di ascolto e di accompagnamento, perché servono anche questi. E noi ne abbiamo attivi diversi in diocesi. Però, questo è l'immediato, quello che verrà. Se desideriamo realmente, fortemente guardare oltre il nostro oggi, occorre ricercare insieme una via che integri lo sviluppo economico e sociale con lo sviluppo integrale dell'uomo. Occorre educare le persone a nuovi stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti. Nuovi stili di vita che siano in grado perciò di influenzare nuove scelte e nuovi modelli di riferimento cui ispirarsi per vivere il presente, ma soprattutto per riprogettare il futuro. Occorre innanzitutto rieducare all'uso responsabile del denaro, riproponendo alcuni specifici valori. Primo fra tutti, la sobrietà. La sobrietà. Cito qualcosa della
mi avvio comunque alla conclusione, non vi preoccupate, sto terminando. L'enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, nel 1991, profeticamente devo dire io, profeticamente, citando gli effetti del consumismo, proponeva di riaffermare una gerarchia dei bisogni, quelli materiali subordinati a quelli spirituali. Solo in questa dimensione, che si orienta all'essere e non all'avere, l'uomo ritrova la sua piena libertà. Perciò l'enciclica richiamava, e lo fa ancora di più oggi, a un'opera educativa e culturale nei confronti dei consumatori, affinché usino in modo responsabile il loro potere di scelta. Siamo in grado di scegliere. Questo è quello che dovremmo tornare a fare. Dobbiamo di nuovo tornare a scegliere come singole persone. Occorrerebbe anche consolidare l'abitudine, come si suol dire, di non fare il passo più lungo della nostra gamba. I nostri nonni questo ce lo insegnavano benissimo. Così come occorre un'altra cosa, occorre ridurre gli sprechi, anche quelli alimentari. Bisogna finirla. Dobbiamo ridurre gli sprechi. Le cifre non le sto a dire qui, mi avvio e vado oltre. Bisogna anche rispettare l'uomo nella sua dignità, tutto l'uomo, anche l'indebitato, anche il sovraindebitato deve essere rispettato, perché è figlio di tutti i nostri atteggiamenti, per cui in questo senso anche lui va rispettato nella sua dignità, e questo io eventualmente chiedo alla legge. Ma bisogna valorizzare ancora di più sempre più, lo facciamo, guardate che forse è il motivo per cui la nostra nazione ancora si regge, che è quello della solidarietà. Il valore della solidarietà è la cosa più grande che abbiamo, la ricchezza più grande che noi abbiamo. Al di là della citazione di ricerche o quant'altro, ma quante volte capita che siano i nonni a preoccuparsi dei figli, dei nostri figli, che siamo noi figli che ci preoccupiamo delle nostre madri, dei nostri padri. Questo è quello che, ecco il grande ammortizzatore sociale di oggi, di questa nostra società. E in definitiva è fondamentale, mutuando le parole di Monsignor D'Urso, che è il segretario della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II, è fondamentale un intervento di educazione che diventa un vero annuncio evangelico. Basilare in questo senso è il rapporto personale che si instaura tra chi è in difficoltà e chi è in grado di proporre le soluzioni più pertinenti per aiutarlo, intraprendendo un percorso di paziente accompagnamento. Di paziente accompagnamento. La pazienza è forse una delle cose che abbiamo perso più facilmente. Infine è importante che si faccia prevenzione del sovraindebitamento. Prevenzione significa educare le giovanissime generazioni, i nostri figli, i bambini, a scuola. Sin dalla scuola materna, pensiamoci adesso per creare una nuova società, un futuro diverso. Saranno loro che ci terranno negli ospizi, saranno loro che ci aiuteranno a vivere gli ultimi anni della nostra vita. Ci vogliamo preoccupare oggi, adesso, di questi, dei ragazzi, per dire, si possono lanciare diversi obiettivi. Io ve ne dico uno su tutti perché devo chiudere, credo che abbia preso più di quanto sia necessario. Io credo che uno delle cose che dobbiamo dire, uno degli obiettivi che dobbiamo perseguire nell'insegnare, nell'educare i ragazzi è quello di educarli alla responsabilità sociale degli atti personali. Perché la società l'abbiamo creata noi, non si crea da sé, non si crea da sé. Ogni nostro comportamento determina la società che viviamo. Tanto altro si potrebbe ancora aggiungere, ma concludo con un rinvio, perdonatemi, lo devo fare anche se non sono un sacerdote, sono papà di famiglia, lavoro in una pubblica amministrazione, so tutti i problemi che hanno i creditori a proposito delle pubbliche amministrazioni, sapete quanto non li critico io, non i creditori, le pubbliche amministrazioni, però un rimando alla Bibbia, alla parola sacra, lo devo comunque fare. Per i cristiani è fondamentale la ricerca dell'orientamento del loro comportamento e delle loro scelte nella parola di Dio, che è sempre attuale. E riprendo il libro del Levitico, al capitolo 25, il Signore dà delle direttive a favore di chi cade in miseria e non assolve i suoi doveri.
non prendere da lui interessi né utili, non farlo lavorare come schiavo, perché io sono il Signore vostro Dio. Questo, tra virgolette, è quello che ci dice. In questo tempo difficile occorre dunque apprendere ed insegnare orientamenti valoriali ed azioni sostenibili improntati alla speranza per le comunità e per quelle che le compongono. Ciò implica un esercizio di libertà e di giustizia fraterna. Un testimone dei nostri giorni, il compianto vescovo Tonino Bello, in odore di santità, nella sua lettera agli ultimi afferma che la sola storia possibile è quella che ci vede accanto, gli uni gli altri, per costruire insieme senso e reciproca liberazione. Una storia che costruisce futuro solo insieme ai suoi poveri e a partire dai suoi poveri. Chi ha mente, cuore, occhi per capire, non induci. Grazie. Grazie al dottore Meli. Non c'è dubbio che i valori che ha sottolineato debbono necessariamente illuminare poi gli interventi concreti del legislatore e le attuazioni che poi alle leggi tutti gli operatori in qualche modo siamo chiamati a dare concretezza. Abbiamo adesso questo che abbiamo ritenuto di chiamare il pensiero di, avete visto negli inviti ripetuta questo riferimento. Una riflessione aggiuntiva, saranno delle brevi comunicazioni che ci consentiranno di aggiungere l'ottica dei vari soggetti che in qualche modo debbono legittimamente, direi indispensabile, esprimere la loro valutazione sul tema che abbiamo affrontato questa mattina. Cominciamo con gli avvocati, l'avvocato Giorgio Assenza, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa. Grazie. Sarà brevissimo. Allora, ringrazio il padrone di casa, il presidente della Camera di Commercio, l'ottimo segretario, Sua Eccellenza il prefetto, con la quale mi scuso per non aver potuto partecipare alla interessantissima manifestazione organizzata dalla Banca d'Italia e dal suo ottimo direttore, dedicato proprio al tema del riciclaggio, ma mi trovavo fuori sede per pregressi impegni e quindi non è stata assolutamente una mancanza colpevole. Ringrazio l'organizzatore per aver voluto coinvolgere gli avvocati e le altre figure professionali in questa manifestazione, anche se, dico la verità, a convegni di questo tipo partecipo, non dico a malincuore, ma con la consapevolezza che comunque non saremo in grado di dare delle risposte a quelle che sono le vere problematiche che sottengono a temi di questo genere. E in cui mi ricollego un po' allo splendido intervento del dottore Meli. Oggi questa consapevolezza è un po' mitigata dal fatto che, come vedo, l'uditorio è per lo più costituito da professionisti, molti sono i colleghi e quindi ha avuto un taglio più tecnico, ma in genere queste manifestazioni poi si risolvono con le domande tragiche di chi vive sulla propria pelle il dramma della crisi che indubbiamente sta attanagliando la nostra economia e ti chiede: ma concretamente quale rimedio ho? Ed è una risposta alla quale sicuramente personalmente, ma credo anche complessivamente, non siamo in grado di dare uno sbocco favorevole. E lo dico perché neanche questa legge mi sembra che sia la panacea che ci aspettiamo. In questo debbo sottoscrivere parola per parola l'intervento del dottore Palazzolo. Io ormai da qualche tempo, quando si parla di queste mitiche
tra virgolette, proposte che avvieranno il Paese verso la risoluzione della crisi, Cresce Italia, Salve Italia, liberalizzazione e via dicendo, vado sempre verso la fine del testo legislativo e trovo inevitabilmente quella frase che già il dottor Arezzo vi ha annunciato, ma che io la voglio rileggere per dirvi che siamo in presenza di aria fritta, scusatemi il termine, ma di questo si tratta, perché quando questi argomenti, queste norme prevedono che questi organismi, gli organismi di composizione, faccio riferimento proprio specificamente agli organismi di composizione che dovrebbero essere adottati tra l'altro anche dal nostro ordine, dall'ordine degli avvocati, e dice espressamente: dalla costituzione degli organismi di quel comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi, e non spetta alcun compenso o rimborso speso o indennità a qualsiasi titolo corrisposto, e devono essere svolte le attività di questi organismi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una guerra tra i poveri, cioè a un debitore, a un soggetto che non si trova più in grado di far fronte alle sue obbligazioni nei confronti, attenzione, perché non è solo nei confronti degli istituti di credito verso le finanziarie che ci hanno allettato o con le proposte prendi ora e paga fra 10 anni e poi magari te le richiedono fra 2 mesi. Facendo lievitare in maniera abnorme il credito, ma il creditore del consumatore è anche un altro povero Cristo che a sua volta, se non riscuote quel credito, cadrà nella stessa situazione del primo, e gli andiamo a proporre, in alcuni casi lo obblighiamo a dire prenditi il 50%, prenditi il 60%, prenditi il 30%, e perché? Salvo poi non toccare, attenzione, neanche le sanzioni per i debiti erariali o per i debiti previdenziali, che costituiscono purtroppo gran parte del peso che grava sulle famiglie oggi come oggi, e non parliamo delle imprese. Io faccio prevalentemente il penalista. In questi ultimi mesi mi sta capitando di avere tantissimi imprenditori, e non parlo di imprenditori di secondo ordine, parlo di imprenditori di primo piano della nostra provincia, ai quali stanno arrivando gli avvisi di conclusione delle indagini perché non hanno pagato l'IVA in misura superiore alla soglia di disponibilità, cioè i famosi 50.000 euro all'anno. E io mi sono meravigliato, perché ritenevo che si trattasse di aziende tutto sommato che reggevano il mercato, abbastanza floride. Mi hanno risposto candidamente: ma tra pagare l'energia e poter continuare ad operare, o pagare l'operaio magari con un ritardo di 1 mese, di 2 mesi, ma cercare di pagarlo per mantenere alto le cose, e pagare l'IVA, io ho fatto la scelta di non morire. Forse morirò dopo, morirò domani, ma momentaneamente tento di sopravvivere, però a quale costo? E questo creditore però contemporaneamente, che non paga i 500.000 euro dell'IVA all'anno, o i 300.000 o i 600.000, perché parliamo di cifre di questo genere, e non si tratta di uno o due soggetti, il tribunale fra poco verrà investito da processi di questo tipo, e non lo risolveremo certo sanzionando l'imprenditore che non ha potuto ottemperare al suo obbligo, verrà condannato, perché purtroppo poi la legge è quella e prevede la punizione, e accresceremo problema a problema. Ma questo imprenditore stesso, nell'ambito della sua attività, vanta crediti per milioni di euro per lo stesso anno. Ma questa non sarà un'esimente. Ed è il gatto che si morde la coda. E noi lo risolviamo con questa sciocchezza, scusatemi il termine, per dare in pasto alla stampa chissà quale panacea alle soluzioni.
Ma vi ha già detto il presidente Palazzolo che dal 2005 ad oggi, e siamo al 2012, esempi nel nostro tribunale, eppure la provincia di Ragusa è stata ed è un fiore all'occhiello per l'economia meridionale, non solo isolana. Esempi di ristrutturazione del debito, a quanto mi risulta, ve ne sono solo due. Uno è stato dichiarato inammissibile ed uno è tuttora in corso all'esame del Tribunale in 7 anni ed è la norma base. Figuriamoci di questa normativa secondaria che tenta di introdurre questa possibilità anche alle imprese non fallibili e sinanco ai consumatori. E poi quando parliamo di una norma che entra in vigore il 29 febbraio e il 13 marzo, mi pare, vi è già un disegno di legge governativo per la modifica di questa norma, ma mi fate capire su quali dati noi possiamo parlare o di che cosa parliamo, quando sappiamo benissimo che questo disegno di legge dovrà attraversare il calvario e le forche caudine di un dibattito parlamentare che non sappiamo a che cosa porterà, in che misura lo stravolgerà o lo modificherà. E allora che risposte noi dobbiamo dare? Dobbiamo dare agli operatori. Che forse è meglio seguire il vecchio tentativo artigianale di noi avvocati o di voi commercialisti di cercare di dire con franchezza al cliente, dire quali sono i tuoi debiti, dimmeli tutti, non nascondermi nulla. Fare una proposta stragiudiziale come spesso si fa. Dare un consiglio. Che io do sempre, se non sei in grado di pagare tutti, mi perdonerà il giudice, ma io lo do, se non sei in grado di pagare tutti, non pagare nessuno, perché se non ti fa fallire quello che qui riesci a pagare, ti fa fallire l'altro, e allora cerca di conservare le risorse per cercare almeno in futuro di riprendere questa attività. Evidentemente non mi si potrà dire che voglio incentivare a non pagare i debiti, non è questo lo spirito del mio discorso, ma credo che sia abbastanza evidente. E poi perché gravare sempre i tribunali, i giudici? Parliamo sempre di semplificazione e di tutto questo accordo che in genere era stragiudiziale, dobbiamo investire di nuovo l'autorità giudiziaria e farla sotto la sorveglianza dell'autorità giudiziaria con le pastoie inevitabili del processo, le garanzie che il processo necessariamente richiede. Ci sono questi, dobbiamo fare questi organismi di composizione della crisi. E allora, se dobbiamo fare veramente una modifica che possa incidere, scendiamo il procedimento in due fasi. Rendiamo questi organismi gli unici competenti in una prima fase a vagliare la possibilità di questo accordo complessivo. Cioè trasferiamo quell'accordo stragiudiziale artigianale che prima facevamo nei nostri studi, negli studi dei commercialisti, davanti ai notai, con la presenza dei vari creditori, trasferiamoli dinanzi a questi organismi terzi e imparziali e caratterizzati da una qualificazione, da una correttezza, devono essere al di sopra di ogni sospetto. Facciamo sì che questo organismo di composizione effettivamente agevoli questa composizione di interessi diversi fra le parti, e solo in caso poi o di necessità di un'omologa esterna ricorriamo al giudice, o quando proprio vi è un accordo complessivo e vi è un soggetto unico oppure molto limitato rispetto alla percentuale che cerca di ostacolare in ogni modo questo accordo. In quel caso poi si può lasciare al giudice il compito residuale, così come nello spirito della mediazione. Su questo le idee mie di Carmelo Arezzo divergono totalmente, abbiamo già avuto modo di confrontarci in altre case. Per me la mediazione non è altro che un onere aggiuntivo all'attività giudiziaria, un voler perdere 4 mesi di tempo prima di poter attivare la domanda giudiziale e voler spendere centinaia o migliaia di euro nei casi più importanti per arrivare poi comunque nel 99% dei casi, perché di questo si tratta, ugualmente allo sbocco giudiziario. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Però almeno la mediazione che cosa prevede? Che se c'è la possibilità si conclude effettivamente con l'accordo di conciliazione davanti al mediatore. Il giudice non viene per nulla interessato, viene interessato in un solo caso, nel caso in cui quell'accordo deve essere omologato ai fini della trascrizione.
questo non ostacola l'attività giudiziaria. Ma se invece noi attribuiamo al giudice anche questo ulteriore fardello, i casi sono due. O come dice il giudice Palazzolo, e come temo io, ci sono stati un caso ogni 7 anni, di questo ce ne sarà uno ogni 70 anni, e quindi nessun problema. Oppure, se effettivamente dovessimo considerarlo come un tentativo per tamponare l'attuale stato di crisi, ingolferemmo il tribunale di un ulteriore carico assolutamente insostenibile. Sarò pessimista, però purtroppo l'esperienza ormai... Assistevo con invidia all'intervento della collega che diceva faccio l'avvocato da 15 anni, io ormai lo faccio da 33 anni, quindi ho accumulato sul campo una certa esperienza e onestamente non credo di essere di vedere in questa nuova normativa. Allora, noi della Comunità Europea prendiamo solo quello che ci interessa, sempre. Noi interpretiamo le direttive europee così come ci piacciono, così in tema di liberalizzazione sono state dette delle fregnacce assolute, nel senso che è la Comunità Europea che impone che gli avvocati, che sono già 250.000 in Italia, così come sono in tutto il resto d'Europa, devono essere ancora liberalizzati per che cosa? E ce lo direbbe l'Europa, cosa completamente assurda, così come sulle tariffe, che ce lo direbbe l'Europa, che non sono vigenti, e così. Poi quando l'Europa ci dice che i crediti della pubblica amministrazione devono essere pagati entro 30 giorni, sì, facciamo il decreto, ma se non ci sono i soldi, chi li paga? Allora là l'Europa non funziona. Allora finiamocela veramente di nasconderci dietro questo scudo dell'Europa che trattiamo come una coperta, che a secondo quello che ci interessa viene ad essere tirata in un senso o nell'altro. Io ero ancora all'università e mi ricordo che cosa fare, non sono io a dirlo, è sicuramente una proposta che non porterà a nulla. Però se vi ricordate, i più anziani, ma qua purtroppo mi guardo, vedo che sono quasi tutti più giovani di me, vi fu un'alluvione abbastanza devastante all'epoca che stravolse tutta la fascia trasformata Serricola, che all'inizio era veramente il nostro oro verde, che sulla parte di Punta Bracetto ci fu proprio un'alluvione devastante. Venne dichiarato lo stato di crisi e venne disposto il blocco di tutti i pagamenti per un anno. I più anziani se lo ricorderanno. Servì o non servì? Fatto sta che chi in quel momento non riusciva veramente ad affrontare i pagamenti immediati, in quel periodo riuscì, con le poche risorse a disposizione, a rimettere sulle serre, a ridare attività, a ridare lavoro e via dicendo. Naturalmente, di converso, chi doveva riscuotere il pagamento o chi, come noi, doveva lavorare anche sul recupero dei crediti, ha avuto un anno di estrema difficoltà. Però io credo che destinare quelle risorse allo sviluppo in momenti di assoluta crisi, che ne pensano i nostri emeriti bocconiani che ci governano, sia l'unica soluzione per poter uscire veramente dalla crisi, altro che ristrutturazione dei debiti. Scusate e grazie. Grazie all'avvocato Assenza. L'altro voce degli avvocati, l'Ordine degli Avvocati di Modica, l'avvocato Ignazio Galfo, al quale tra l'altro auguriamo un buon lavoro perché di recente nomina alla guida dell'Ordine su Modica. Prego. Buongiorno, saluto le autorità civili e militari, saluto gli autorevolissimi relatori, tutti presenti.
Saluto e ringrazio gli organizzatori di questo evento per avermi invitato e a loro rivolgo i miei complimenti anche per lo spessore dell'evento sotto il profilo culturale. Sono stato invitato qui oggi come presidente dell'Ordine Forense di Modica e quindi rappresento l'Ordine Forense di Modica sotto il profilo istituzionale e politico, ma quello che dirò di questa legge ovviamente è un pensiero mio personale. E ritengo di essere stato invitato in qualche modo a un battesimo di una nuova legge e quindi, visto che è un battesimo, visto che è un nuovo nato, cerco di vedere, di augurare cose buone a questa legge e di vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto o completamente vuoto, come ha prefigurato l'amico presidente Assenza. Innanzitutto dico che di una legge di questo tipo si avvertiva la necessità, a mio avviso. Si avvertiva la necessità per due motivi. Prima di tutto perché stiamo vivendo tutti una crisi economica e finanziaria di notevolissima portata. Secondo luogo perché questa crisi ha investito in particolar modo il nostro paese. E poi perché il fatto che abbia investito il nostro paese significa essenzialmente che ha investito le nostre famiglie, i piccoli artigiani, i piccoli imprenditori, i piccoli risparmiatori. Non è polemica quello che sto per dire, perché oggi dobbiamo essere assolutamente costruttivi, però dico che c'era necessità di questa legge perché troppe volte anche il dibattito politico parlamentare su tutto quello che riguardava riforme della giustizia, del diritto, del processo, ha investito questioni anche importantissime, anche riguardanti diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, penso a tutte quelle tematiche che riguardano le taumaturgiche riforme che riguardano il processo penale o il diritto penale in genere, ma voglio ricordare a tutti che anche se ci sono degli studiosi di teoria generale del diritto che ci dicono che il diritto non deve mutuare termini dalle altre scienze e dagli altri saperi, ci dobbiamo sempre ricordare che tutto quello che riguarda il diritto civile e le obbligazioni patrimoniali su tutte riguarda la fisiologia dei rapporti giuridici, mentre altri ambiti, ad esempio quello che riguarda la giustizia penale, su cui si è dibattuto tanto, talvolta anche troppo, riguarda la patologia dei rapporti tra i privati o tra i privati e le pubbliche amministrazioni. E quindi una norma che interviene su un ambito come quello della ristrutturazione del debito e come quello dell'insolvenza civile, come l'ha chiamata magistralmente il giudice Palazzolo, credo che fosse un fatto dovuto e per questo se ne avvertisse la necessità. Chiaramente sarò molto, molto breve, concluderò e passerò la parola ad altri immediatamente. Chiaramente la legge presenta degli aspetti che si prestano proprio al dibattito, come è stato e come ha autorevolmente fatto anche il presidente Assenza poc'anzi. Però, come ho ricavato dalle relazioni di tutti gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto, quella dell'avvocato Molè, quella anche del direttore dell'ufficio diocesano della pastorale, i profili etici che riguardano l'applicazione della legge sono rilevantissimi. Sono rilevantissimi perché con un corretto approccio etico, con un corretto approccio civico, tutti coloro che interverranno e che opereranno all'interno di questa legge dovranno fare i conti. Penso per esempio al consumatore o comunque al soggetto in difficoltà, al debitore in generale, che è un soggetto che con grande senso e con forte senso di responsabilità si deve rimettere in gioco cercando di ripianare i debiti passati e cercando di ripensare il futuro diversamente. Penso ai creditori che devono partecipare a questa procedura con altrettanto e forte senso di responsabilità. Penso anche agli avvocati che il più delle volte in questo ambito interverranno, anche se non è necessaria un'assistenza obbligatoria, ma come in molti casi, come è stato già detto, necessariamente interverranno, se interverranno nell'interesse del debitore, non potranno mai disgiungere la loro dicotomica, caratteristica di essere avvocati, soggetti che tutelano interessi di parte,
ma senza mai trascurare quelle che sono le responsabilità sociali del loro operato. E probabilmente qualche volta ci siamo abituati a vedere soltanto l'avvocato che tutela l'interesse di parte, e questo è una cosa assolutamente legittima, ma come dice qualcuno dalle nostre parti, l'avvocato è quello che deve fare diventare il bianco nero e il nero bianco, e se mi consentite, non è così. Però qualche cosa positiva che volevo dire sulla legge, veramente mi avvio a conclusione, riguarda ad esempio un'affermazione che ha fatto il dottore Palazzolo quando diceva che già sulla nostra economia potrebbe essere assolutamente devastante il fatto di introdurre un meccanismo di composizione concorsuale di questi sovraindebitamenti che comporti la riduzione dei pagamenti nei confronti dei creditori. Io vedo, oltre che commercialisti, oltre che avvocati, vedo anche degli operatori commerciali, degli imprenditori, dei commercianti, e vorrei chiedere a loro se per caso oggi, se qualcuno gli dicesse: vuoi recuperare subito il 50%, il 60% del tuo credito, con certezza in tempi brevi, oppure vuoi recuperare tutto o sperare di recuperare tutto chissà quando, non so quanti imprenditori, operatori commerciali o commercianti mi direbbero: sì, purché lo recupero effettivamente, accetterei oggi stesso di recuperare il 60%, il 50%, purché posso avere certezza di quello che incasso e di quello che posso reinvestire nelle mie attività. Chiaramente oggi potremo trarre conclusioni soltanto di questo splendido dibattito al quale mi avete onorato di fare parte. Le conclusioni poi sulla legge, sulla bontà della legge, nonostante io rispetti tutte le perplessità che sono state espresse da qualcuno, potranno essere tratte soltanto quando avremo maggiore contezza della pratica forense, delle sopravvenienze in fatto di procedure concorsuali in tribunale, e quindi anche delle applicazioni e interpretazioni giurisprudenziali. Grazie, buona continuazione di lavoro. Grazie all'avvocato Galfo per questo ulteriore contributo. Il pensiero dei commercialisti: il dottore Manenti ha avuto un impegno improvviso e quindi si scusa per la sua assenza, ma ha delegato il dottore Giuseppe Buscema, che prego di andare al microfono, grazie. Grazie, io sono qui in sostituzione del dottor Daniele Manenti, che ha avuto un imprevisto e quindi non è potuto essere presente, e quindi porto il saluto dei dottori commercialisti delle circoscrizioni dei tribunali di Ragusa e Modica. Diciamo che davanti a questo importante provvedimento legislativo, che ancora una volta ha accomunato le professioni giuridiche e economiche dei dottori commercialisti e degli avvocati per risolvere quello che è la questione dell'insolvenza civile, della grave problematica che attanaglia e attanaglierà sempre di più nei prossimi mesi la nostra economia, come ordine già ci siamo mossi per cercare di dare concretezza, al di là delle polemiche, al di là anche delle vuoti legislative, a questo provvedimento. E per questo già ci stiamo preparando con la commissione incarichi giudiziari per un corso di formazione, quindi di qualificazione, dei dottori commercialisti per dare vita all'OCC, all'organismo di composizione della crisi. Questo per far sì che dobbiamo renderci conto che, al di là degli aspetti, dei vuoti e delle carenze che già sono state segnalate anche dai miei predecessori, dobbiamo mettere in conto che dal 27 maggio in poi tanti cittadini che hanno tanta speranza da questo OCC si presenteranno all'ordine dei dottori commercialisti, alla Camera di Commercio, ma anche degli avvocati, per cercare di tentare un accordo per salvare quel poco che ci hanno, perché la casistica che si sta presentando, molte persone, è vero che ci sono dei limiti di attuazione, però molte persone possono avere dei benefici da questo provvedimento. Quindi per dare concretezza a questo provvedimento già si sta, come dottori commercialisti, si sta seguendo questa strada, quella di dare vita già da maggio all'OCC
del resto già all'interno abbiamo l'organismo di mediazione e quindi associamo subito questo aspetto operativo. Ci sono diciamo degli aspetti da chiarire su questa normativa che sono stati diciamo esposti dai relatori ma anche dai miei predecessori. Per questo, in questo corso di qualificazione interno che noi stiamo già predisponendo, abbiamo coinvolto chi ha fisicamente redatto questa normativa, che fra cui c'è il senatore Roberto Centaro, che è un magistrato che ormai si è dedicato alla politica, che abbiamo chiesto di essere qui presente, anche per comprendere se ci sono possibilità di miglioramento di questo strumento normativo, alla luce anche del decreto Zoppini, cioè, scusate, del disegno di legge Zoppini, che è quello che citava l'avvocato Giorgio Assenza, che può portare dei miglioramenti a questo strumento, in quanto ci sono, ripeto, dei limiti, cominciando dal fatto che vanno pagati il 100% degli privilegiati, e anche capire nell'ambito di questo dibattito sul disegno di legge Zoppini fino a che punto lo Stato farà passi indietro, perché uno dei problemi centrali che attanagliano i cittadini che sono di fronte al sovraindebitamento è la posizione della Serit, e cioè i soggetti, come già qualcuno che già ha avuto modo di contattare, che si trova magari 1 milione di euro di cartelle perché alcuni anni fa era imprenditore e ha fatto parecchi debiti con lo Stato, e ora si trova a essere impiegato in una ditta e avere un quinto pignorato da parte della Serit. Questo signore non gli basterà non so quante vite per poter pagare questo debito. Quindi sono tutta una serie di problematiche che sicuramente nel corso di questi prossimi mesi si cercherà di poter risolvere. Anche perché non dobbiamo dimenticare che nell'ambito della nostra economia ci sono, e quindi nell'ambito di questa attività dell'organismo di composizione della crisi, quello che sarà centrale sarà anche la figura di chi gestirà la sorta di mediazione, perché è una sorta di mediazione fra creditori e il debitore, perché prima di arrivare in tribunale per l'omologazione, perché ci sono diversi casi, diversi metodi che purtroppo vanno adottati, ed è questo il motivo per cui sarà oggetto di confronto e di qualificazione, perché ci possiamo trovare davanti alla banca, che chiaramente reclama le sue somme perché a sua volta deve dare conto ai suoi risparmiatori, ma abbiamo anche tante casistiche purtroppo di privati che agiscono, che promuovono azioni esecutive. Questi privati sono purtroppo soggetti che di fatto svolgono usura. L'usura è una piaga sociale. Questa norma è partita, infatti, nell'insolvenza civile è partita da un iter legislativo della lotta all'usura. C'è un fondo nazionale dell'usura che la prefettura gestisce, istruisce, sollecita. Ripeto, c'è qui il senso prefetto, ma anche il suo predecessore, quante volte ha ricevuto persone che sono afflitte dal fenomeno dell'usura, e anche le procure qui del nostro territorio sono intervenute, anche trovando spesso complicità fra gli usurai e anche le banche, e funzionari di banche, non le banche come istituzione. Quindi intanto c'è questa norma, e quindi bisogna cercare, al di là, ripeto, delle questioni dei voti legislativi, di andare subito di farla attivare, e anche se ci saranno 10 famiglie, 20 famiglie che in provincia di Ragusa saranno salvate dagli OCC, sarà comunque un successo. E chiudo facendo semplicemente il riferimento appunto a questo corso che stiamo cercando di pensare, perché per attivare questo OCC comunque ci vogliono anche delle tecniche che, come professioni giuridiche, economiche, di avvocati e dottori commercialisti, stiamo cercando anche di affinare, perché qua il problema poi non è fare solo l'accordo fra le parti, ma è trovare quelle tecniche anche contabili e di esposizione che portino ad esprimere poi un giudizio di merito favorevole da parte del giudice. E qui bisogna tornare a delle tecniche che avevamo messo un po' in soffitto, come vecchio concordato preventivo, con tutto anche un piano di fattibilità specifico, perché davanti al giudice non si arriva
solo per l'aspetto formale, ma anche per degli aspetti sostanziali. Quindi non si può dire io pagherò in 3 anni, tanto a tot al mese, ma bisogna dire effettivamente dov'è la concretezza delle cose. Siccome spesso la concretezza è difficile da dimostrare, occorre avere quelle tecniche anche espositive che possono consentire in tempi brevi veramente di arrivare ad un accordo. Con questo concludo, vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie al dottore Buscema. Ancora un altro contributo, questa volta il pensiero del PMI e gli imprenditori, le piccole e medie imprese, che sono, come sapete, la quasi totalità del nostro universo imprenditoriale, sono dentro questo percorso anche nella qualità di creditori di chi è sovrindebitato, quindi la loro voce ha un senso a prescindere, ecco, dal fatto che la materia riguarda, come abbiamo detto, i soggetti non fallibili. La parola passa al presidente provinciale di CNA e componente del Consiglio Camerale, Giuseppe Massari, che però credo, posso dire, interviene un po' a nome del mondo imprenditoriale nel suo complesso. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Intanto voglio... Buongiorno a tutti, intanto voglio ringraziare la Camera di Commercio e la Prefettura per questa iniziativa. Penso che il dibattito sia stato veramente interessante, perché abbiamo avuto l'opportunità di sentire, di ascoltare da diverse angolazioni il problema. No? Il direttore della pastorale, Renato Mele, che ha portato, penso, un pensiero positivo, pur con le difficoltà del momento, per quello che dobbiamo fare, per ciò che dobbiamo sicuramente realizzare, perché tutti ci rendiamo conto che abbiamo sicuramente avuto un tenore di vita più alto di quello che ci era consentito e quindi ci troviamo in questa situazione. Per il resto, insomma, ho ascoltato invece dei pensieri che sono più che altro pessimistici, no? Ed è lo stesso pessimismo, purtroppo. Io per natura sono ottimista, ma in questo momento invece è lo stesso pensiero pessimistico che attanaglia e che in questo momento abbiamo noi come imprese. Io rappresento, l'ha detto bene il dottor Arezzo, la piccola e media impresa della provincia di Ragusa, gli artigiani, ma insomma come componente della Camera di Commercio effettivamente parlo a nome di tutti, quindi di tutte le imprese, che siamo sicuramente in difficoltà, dagli agricoltori agli allevatori, insomma tutto, perché il tessuto sociale in questo momento della provincia di Ragusa è in piena crisi e in questo grave momento ci vorrebbe qualcuno che pensasse di tutelare un po' questo incosciente, perché io penso che siamo degli incoscienti, tutti quelli che ci spendiamo tutti i giorni, che abbiamo pensato e che pensiamo ancora di continuare a tenere un'impresa senza nulla chiedere, ma inventandoci tutti i giorni il lavoro, soprattutto in questo lembo sperduto d'Italia, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga e prima degli altri sicuramente lo Stato. Noi avremmo bisogno di uno Stato che ci sostenga, che ci sostenesse in maniera adeguata, invece anziché sostegno, e noi non voglio parlare di tutto ciò, no? Perché ci dilungheremmo troppo, che attanaglia la provincia di Ragusa, delle infrastrutture, che è un piccolo inciso, sempre che qualcosa si muova, a tutto il resto, c'è però un problema gravissimo che è stato sfiorato, ma che è quello reale che porta le imprese nella maggior parte ad entrare in difficoltà, e sono i pagamenti della pubblica amministrazione. Noi abbiamo un fisco completamente contrario a quello che è l'impresa, abbiamo le agenzie delle entrate, le agenzie del territorio che veramente non hanno... non lo voglio dire, ne hanno rispetto per le imprese, perché noi ci troviamo molte volte a trovarci dei pignoramenti messi in campo, oppure ci alziamo e ci troviamo con delle iscrizioni nei registri ipotecari per somme non dovute, perché ci dicono, è successo a me personalmente e quindi lo posso dire, ci dicono che non hanno il tempo di guardare le istanze e quindi intanto mettono le ipoteche e poi vedremo,
nello stesso momento abbiamo una pubblica amministrazione che quando deve pagare le imprese, ed è stato, ripeto, sfiorato l'argomento, ma ci devo pagare le imprese per milioni e milioni di euro, non ci danno certezze sui tempi, non ci danno interesse, non possiamo comminare allora sanzioni perché non è nostro diritto. Di confesso, se per caso tu ritardi un giorno, immaginate se tardiamo un mese, un giorno, un pagamento di qualsiasi tipo, perché qualcuno probabilmente, ma giustamente dico, molte volte, soprattutto in questo periodo, preferisce pagare gli operai o i fornitori anziché pagare con puntualità, ma si deve pagare, ci mancherebbe altro, somme all'erario, quelle somme non scontano un interesse normale, che sarebbe, che è giusto pagare, no? Io dico che se ritardo un mese a pagare una somma è giusto che io paghi un 2-3%, ma ci mancherebbe altro, e mi metto in condizioni di pagarlo però. Ma quell'impresa che entra in difficoltà nel momento in cui decide di pagare, perché poi gli è possibile magari dopo un mese di pagare quella sanzione, non la può più pagare perché si è più che raddoppiata. E quindi noi abbiamo un cattivo pagatore, che è quello che dovrebbe invece sostenerci, dall'altro canto abbiamo un vessatore come i tempi. Quindi sono pienamente d'accordo al fatto che una norma, questo del concordato, che sicuramente non è una panacea, che sicuramente non andrà a risolvere i problemi delle imprese, ma delle famiglie in generale, è una goccia. E prendiamolo come una goccia. Io sarei contento se nel giro, che so, di qualche mese cadessero 100 gocce, no? Probabilmente potrebbero diventare un secchio d'acqua che potrebbe dissetare qualcuno. Voglio dire che la norma è importante, che ci sia, bisogna vedere poi però come la mettiamo in campo, bisogna vedere i tempi, perché io sono convinto di una cosa, no? Che chi arriva al concordato è una persona in difficoltà. In difficoltà, e ce ne sono due tipi di persone in difficoltà. Uno, che è quello che sicuramente pensa di non pagare o non vorrà pagare, come dice l'avvocato, se non può pagare tutto meglio non pagare, e ce n'è un altro sicuramente che invece, proprio per la dignità che contraddistingue l'Ibleo e le imprese Iblee, vuole pagare, altro che, vuole pagare. Allora la norma, il concordato, deve anche farsi carico, a mio avviso, di dilatare i tempi di pagamento per consentire a quell'impresa di poter pagare, quindi dilatato. Io parlo dell'azione vera e propria, cioè se anziché pagare in 6 mesi o in 1 anno quello che io sicuramente non posso pagare, lo devo pagare in 10 anni, lo devo pagare con degli sgravi consistenti. Ma io dico un'altra cosa, molte volte per quanto riguarda la grossa impresa, la grossa industria, lo Stato si è speso, no? Vede Termini Imerese, io per fare un esempio, si è speso con decine e decine di milioni date alla grossa impresa, decine di milioni che non produrranno un posto, ce lo sappiamo per certo, perché sappiamo a chi sono stati dati quei soldi, sappiamo che non attiveranno mai quell'indotto, quindi è chiaro che se ci fosse la volontà reale di attivare un concordato per quello che chiamiamo ristrutturazione del debito, che tante speranze ci dà per tutte quelle imprese in difficoltà, dovrebbe essere dotato anche di un fondo. Cioè, io Stato vedo te imprenditore o altro che hai l'intenzione di pagare e quindi vuoi mettere in campo questo, io non solo ti riduco quello che, ma io devo costituire un fondo che garantisca, che possa aiutare l'imprenditore almeno a pagare la prima, la seconda, la terza rata, e quindi posticipare un po' i tempi, altrimenti abbiamo un qualcosa che non ci darà risultato, perché, e su questo concordo, perché se non diamo le possibilità, ma possibilità grosse, di recuperare, io penso che qualsiasi imprenditore farà quello che ha fatto nel momento di grave difficoltà, trova a questo punto due strade, una che è gravissima e che in questi giorni stiamo, e non dobbiamo sottovalutarla, che in questi giorni stiamo vivendo, c'è gli imprenditori che si suicidano, guardate, sono morti più imprenditori per suicidio e per molte volte per vessazioni dello Stato in questi anni
che militari italiani nella missione di pace in Afghanistan o nella guerra di Libia e Iraq. Quindi il problema è gravissimo e bisogna fare attento che ciò non avvenga. Noi dobbiamo evitare che ciò, e per evitarlo bisogna dare un aiuto supplementare in questo grave momento, bisogna dare un aiuto supplementare all'impresa. Quindi io spero che da questo dibattito, da questa riunione, che è stata secondo me importante, esca fuori, abbiamo il rappresentante del governo, esca fuori anche un qualcosa che ci possa aiutare proprio a livello materiale a portare avanti, dottoressa, questo problema, perché Sua Eccellenza, io la vedo e la ringrazio, è sempre presente, veramente ci spinge, forse è una delle poche figure che ci aiuta ancora ad andare avanti in provincia di Ragusa, glielo dico davvero, perché lo viviamo e tutti i giorni la troviamo al nostro fianco. E quindi speriamo veramente di dare un messaggio di ottimismo e che il futuro ci riservi qualcosa di buono, perché veramente non possiamo permettere e consentire che le imprese chiudano, perché siamo gli unici che stiamo garantendo occupazione, raschiando dal fondo del barile, se qualcuno aveva qualche azione l'ha venduta, se aveva qualcosa non abbiamo più neanche che vendere, siamo però gli unici che abbiamo garantito e stiamo garantendo ancora occupazione, che stiamo garantendo un minimo di coesione sociale. Io concludo, vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di portare il nostro pensiero, però una piccola cosa devo dire in conclusione, sulla mediazione, poca d'assenza, cioè io e le nostre imprese si stanno avvalendo invece moltissimo della mediazione. Prima di arrivare a una lite profonda, io penso che sia giusto invece cercare e provare a risolvere il problema. Io rappresento migliaia di imprese, vi posso dire che moltissime si sono rivolte a questo istituto, io ho più volte sollecitato, no? Poi il dottor Arezzo, come sempre d'altronde, ha subito accolto l'invito e la mediazione è partita anche dalla Camera di Commercio, perché prima ci rivolgevamo ai mediatori istituzionali, diciamo, che ci sono in giro, e abbiamo risolto tantissimi problemi, quindi io non direi che la mediazione è completamente negativa. Vi ringrazio per il tempo accordato. Grazie Presidente Massari. Il mondo del lavoro, il pensiero dei sindacati, la parola a Vincenzo Romeo, che è segretario della CISL. Io vi ringrazio per l'invito e soprattutto applaudo a questa iniziativa, perché è sicuramente un momento di confronto enorme, non fosse altro perché abbiamo anche qualche consiglio gratuito degli avvocati. Oggi abbiamo appreso che se non possiamo pagare i debitori, tutti i debitori, ecco, infatti sicuramente. Io devo essere sincero, prima di venire ho letto un po' la norma e da una prima lettura vi confesso che ero abbastanza scettico sulla efficacia della normativa. Dopo aver sentito giudice Palazzolo e poi anche insomma l'ordine degli avvocati, che poi sono i tecnici di questa materia, e diciamo che le mie preoccupazioni, che nascevano forse da un'ignoranza di cultura giuridica, sono state confermate, anzi forse sono aumentate, non fosse altro perché da quello che capisco abbiamo già difficoltà a capire per esempio l'ambito di applicazione di questa norma, perché qua si dice da una parte i consumatori sono esclusi, il giudice invece dice no, anche loro sono inclusi. Ma allora mi chiedo, le modifiche previste dal DDL, che sono state annunciate come un ampliamento di questa base a cui può accedere a questa procedura, a che servono? Vabbè, capisco che ci sono anche altre cose, ma giustamente, come veniva fatto notare, 15 giorni dopo l'efficacia della norma, perché un decreto di modifica? Un disegno di legge di modifica, no? Che poi deve passare dalle forche gaudine e tutto quanto il resto. Quindi questo lascia intendere fortemente che c'è, come dire, qualche dubbio sull'efficacia, può nascere qualche dubbio sull'efficacia della normativa. Anche quello che veniva detto, cioè l'effetto deflattivo dell'attività giudiziaria, che io vedevo questa cosa, questo procedimento in senso positivo, cioè perché in definitiva mi era apparso, sempre da ignorante del diritto, un intervento marginale della magistratura in tutto questo processo, invece mi sembra che sia abbastanza sostanziale, anzi accresciare le competenze, si dice a costo zero per lo Stato, però anche qui nasce un dubbio, ma se sono a costo zero per lo Stato, qualcuno le farà pagare queste attività svolte da questa OCC, mi pare di capire che ormai si chiama, da questo organismo, no, per la composizione del credito, e chi li dovrà sostenere? Allora rischia addirittura di essere
un qualcosa che non solo diventa, scusate il termine, pannicelli caldi per una situazione molto complicata, ma che addirittura aggrava una situazione già complicata del credito, del debitore stesso. E poi ecco una domanda che non so se troverà soluzione o troverà risposta oggi, ma io sempre da ignorante del diritto mi pongo questo problema. Nel caso di un'impresa, piccola impresa, che va verso questa procedura, io vorrei capire se per esempio le retribuzioni dei dipendenti sono salvaguardate, se c'è un procedimento, non so, di conciliazione già attivo, incide il concordato, cioè rientra nel concordato, perché poi come operatore di soggetti che vado a difendere, cioè i lavoratori, onestamente sono queste le cose che a me fondamentalmente preoccupano, perché se si parla realmente di una moratoria di un anno, cioè significa in cui non si può andare a chiedere l'esecuzione di alcuni crediti, e chiaramente allunghiamo le problematiche di chi già vive delle problematiche forti, cioè i lavoratori che sono creditori di retribuzioni, e in un contesto sociale come questo che stiamo vivendo, che poi credo sia stata la causa scatenante di questa normativa, cioè il fatto che stiamo vivendo un momento di crisi economica, credo che questo qua risulterebbe come un ulteriore aggravio, non aiuterebbe, e quindi la norma tradirebbe lo spirito per cui è nata poi di fatto. Allora, io su queste cose credo che sia fondamentale riflettere, perché, ripeto, cioè, siamo in presenza in cui qualsiasi massa, riparlava di goccia, qualsiasi goccia è sicuramente fondamentale, però è anche vero che siccome la situazione è talmente critica, io credo che i provvedimenti che devono essere messi in campo devono essere dei provvedimenti efficaci, che diano subito una risposta a problematiche che già da tempo languiscono, perché per esempio io ascoltavo molto attentamente il rappresentante Renato Meli, rappresentante della pastorale della Chiesa, e concordo perfettamente su tutto quello che è stato detto, però vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che oggi in effetti, al di là del fatto culturale, del fatto sociale, eccetera eccetera, spesso e volentieri la crisi nasce anche per effetti che sono al di fuori di una condizione individuale, cioè mi spiego, oggi spesso e volentieri ci si trova con un sovraindebitamento anche per motivi, per perdite di lavoro, per perdite di commesse per le aziende, quindi come dire, il sovraindebitamento spesso e volentieri nasce in una fase successiva a quello che è stato il fatto culturale, cioè perfettamente concordo sul fatto che noi viviamo al di sopra delle condizioni di vita, al di sopra delle nostre possibilità, che abbiamo una visione diciamo forse eccessivamente ottimistica per quello che può essere il nostro futuro, però di fatto oggettivamente stiamo assistendo a delle situazioni in cui purtroppo spesso e volentieri il sovraindebitamento diventa un fenomeno successivo, perché lo stiamo vedendo, ci sono le aziende che chiudono, la pubblica amministrazione riduce le commesse, oltre a non pagare riduce pure le commesse, quindi tutto questo, quando si sono già assunti degli impegni come mutui e roba di questo genere, chiaramente poi diventa difficile doverli sostenere. Per concludere, io mi limitavo semplicemente a essere anche propositivo nel caso, appunto, considerato il fatto che questo è un convegno in cui c'è l'organizzazione da parte della prefettura e quindi del governo. Io per esempio ho capito quale può essere il ruolo di questa commissione, no? Per la composizione del credito, ed è soprattutto, come dire, mi sembra di capire, un ruolo di garante di quello che dovrebbe essere la liquidazione della massa passiva, se posso così, cioè, sperando di non sbagliare il termine, cioè quindi di come andare a pagare i debiti. Però siccome diciamo un soggetto spesso e volentieri, e questo il presidente della CNA è stato molto chiaro nel sottolineare, spesso e volentieri la situazione di difficoltà nasce anche da crediti che difficilmente si possono riscuotere, per esempio nei confronti della pubblica amministrazione. E poi ecco. Perfetto. Lei? Perfetto. Allora mi chiedo. Grazie.
la prego cortesemente. Per favore, la prego. Deve consentirci di completare i lavori, la prego. Deve consentirci di completare la riunione, cortesemente. Ma il messaggio è arrivato perfettamente. La conosciamo. La conosciamo la situazione, la prego. Io chiedo scusa, non era preparata questa cosa, però questo ragionamento, e chiudo proprio veramente, cioè mi porta a fare, concludere, così mi porta a concludere, c'è ancora l'intervento, a concludere quello che stavo cercando di dire, cioè esattamente, non può questo organismo invece essere investito di qualche ruolo anche nella massa attiva del debitore, cioè nel recupero quindi di eventuali crediti anche, lo dico per non nuovamente incentivare. E poi la seconda cosa, sicuramente, ecco, qui il giudice Palazzolo è stato molto chiaro e io non posso fare altro che sottolineare un concetto. Secondo me è necessario, per rendere efficaci certi strumenti, avere una strategia complessiva, perché l'efficienza della pubblica amministrazione, scusatemi se torniamo sempre sui soliti discorsi, le politiche di sviluppo, tanto per citarne due, oppure anche una maggiore facilità di accesso al credito, tutto questo si può innescare, può innescare un circolo virtuoso affinché anche strumenti come questo possono realmente dare, possono essere efficaci per quello che sono nati, cioè cercare di trovare soluzioni a una situazione critica, economicamente critica, che il Paese sta attraversando e che non è uguale nella storia fino ad oggi. Grazie e complimenti per l'iniziativa. Grazie dottore Romeo. Completiamo prima del momento conclusivo con Sua Eccellenza il Prefetto, completiamo con la voce dei consumatori. Dicevo in apertura che sono presenti anche nel Consiglio della Camera di Commercio e la parola è a Gianni Cerruto di Adiconsum, anche qui in rappresentanza del mondo complessivo delle associazioni dei consumatori. Intanto ringrazio per l'invito, ringrazio la Camera di Commercio e la Prefettura e il tavolo della Presidenza per questo invito, anche perché penso che la voce dei consumatori, oggi siamo tutti, lo ripeto sempre, siamo tutti attori principali in questo mondo, perché siamo tutti consumatori di beni e di servizi, per cui diciamo, in questo momento, momento di crisi, aumenta il contenzioso, purtroppo devo dire, quindi aumenta un po' il lavoro per quelle che sono i nostri sportelli come sportelli dei consumatori, anche perché riceviamo quotidianamente magari in situazione, ascoltiamo situazioni drammatiche, ascoltiamo rispetto alle nostre forze, alle nostre capacità, a volte possiamo fare anche poco, possiamo fare. Parlare oggi di sovraindebitamento delle famiglie è certamente uno spot ormai vecchio da qualche tempo, infatti in un mondo pieno di offerte, sconti, pagamenti, rateali a tasso zero, tutto ciò che il mercato propone è apparentemente molto vantaggioso, ma ciò che è vantaggioso per noi non è sempre vantaggioso per chiunque. Questo è il risultato di una recessione economica non più controllabile, perché il flusso di denaro virtuale ha superato quello reale. Partendo da questa riflessione possiamo dire che in Italia il sovraindebitamento sta diventando un problema sociale come negli Stati Uniti o nel nord Europa. Allora proprio per questo motivo vi è necessità di agire prima che la questione diventi di difficile soluzione. La nuova legge testimonia la viva e condivisibile preoccupazione del legislatore per fenomeni che, amplificati dalla crisi economica, possiamo dire anche planetaria, rischiano di sfuggire ad un'efficace governabilità della norma giuridica. Purtuttavia devo dire che nella piccola e media imprese vi è un piano di rientro della crisi del debito ben definito e strutturato, perché vi è la necessità di garantire lo stato patrimoniale dell'azienda e la salvaguardia della produttività, elemento necessario per il superamento della crisi stessa. Il debitore civile non ha che un patrimonio incapiente e una massa di debiti,
non svolge alcuna azione di mercato, non deve procedere a nessuna ristrutturazione di attività produttive, deve piuttosto controllare e limitare la dannosa propensione al consumo e rifiutare il consumo irresponsabile. Nella legge, tra l'altro, è stabilito che l'accordo di ristrutturazione limita l'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, senza alcun spazio apprezzabile per la pianificazione del recupero della solvibilità. Quindi, mentre la pianificazione può essere utile ed è certamente comprensibile per il trattamento della crisi della piccola impresa non fallibile, invece in nessun modo sembra essere proficuamente utilizzabile né comprensibile per il trattamento dell'insolvenza civile, in quanto nella insolvenza civile non si apprezza nessuna rilevanza nell'aspetto finanziario prospettico, inteso come capacità futura di generare risorse finanziarie. Tuttavia, la connessione tra l'aspetto finanziario attuale e quello atteso giustifica l'intervento giuridico per la pianificazione. Tralasciando l'esamina generale della legge già emanata, il nuovo disegno di legge che è allo studio del Parlamento, secondo le previsioni del Codice Civile, considera consumatore la persona fisica che si è indebitata per scopi diversi da quelli imprenditoriali o professionali. Si occupa della soluzione delle crisi finanziarie, delle famiglie e dei consumatori. Sulla base di tale presupposto prevede la possibilità di predisporre un piano del rientro del debito, sostanzialmente un concordato, predisposto da un organismo di composizione della crisi e omologato dal Tribunale del Comune di Residenza del Consumatore, di quello che un po' parlare dal punto di vista tecnico di quello che si è parlato oggi. Il piano deve essere approvato almeno dal 70% dei creditori. Per le imprese l'accordo tra le parti ha raggiunto se il 60% dei creditori accetta le condizioni di proposte. Il disegno di legge rispetto al decreto introduce alcune importanti novità. Tra l'altro è prevista l'inclusione nel piano, in forza di un provvedimento del Tribunale, anche i creditori che non abbiano partecipato alla stesura dell'accordo ed eventuali creditori privilegiati. Restano impregiudicati i crediti alimentari e di mantenimento, le sanzioni civili, penali e amministrative. Per queste ultime, prima o poi, si dovrà aprire una discussione importante, considerato il ruolo che svolgono nell'indebitamento delle famiglie. È una scelta giusta e condivisa perché si basa sulle reali possibilità di risanamento del consumatore, evita il recupero forzoso del credito con gli annessi costi e tiene conto dell'impossibilità per tutti i creditori di ottenere più di quanto previsto dall'accordo. In una parola, rende possibile l'approvazione e l'esecuzione del piano di rientro. Altri aspetti devono invece trovare una soluzione migliore nel percorso parlamentare, speriamo, diciamo, che sia migliorato. La meritevolezza prevista dal disegno di legge è un concetto spesso teorico e comunque soggettivo, almeno per la fase che ha portato al sovraindebitamento. È meritevole chi si è indebitato per l'utilizzo incontrollato del credito al consumo? Probabilmente no. Ma se l'indebitamento è servito per acquistare beni utili a soddisfare i bisogni fondamentali della famiglia, probabilmente sì. Chi decide e su quale base se è il caso da ritenere meritevole di essere risolto oppure no? Un esempio che si può ripetere per decine di situazioni. È necessario trovare una migliore definizione dei criteri per sperare nell'accettazione del piano. Con l'obbligo di documentare la situazione del debitore, di essere assistiti da un soggetto professionalmente in grado di costruire un piano di rientro sostenibile, di perdita dei benefici in caso di non rispetto del piano, della possibilità di liquidare i beni del debitore, la proposta governativa affronta la gestione del piano di rientro da ogni possibile prospettiva, ma non sempre nel modo ottimale. Due in particolare sono le previsioni del tutto non convincenti. La prima riguarda il pagamento dei soggetti che partecipano professionalmente alla predisposizione del piano di risanamento. È vero che il Ministero della Giustizia dovrà predisporre delle specifiche tabelle, ma il soggetto sovraindebitato, con molta probabilità, al momento della presentazione del piano, non avrà disponibilità finanziarie e ancor meno ne avrà dopo, dovendo far fronte a periodici obbligatori pagamenti previsti dal piano. Allora, potrebbero prevedersi delle soluzioni diverse. Una certamente da approfondire può essere la costituzione di un fondo di solidarietà rotativo, non a fondo perduto, che, se necessario, possa corrispondere al professionista la ricompensa per il proprio lavoro e al debitore di poter adempiere, secondo le proprie reali possibilità, i propri impegni.
Esempio, in proposito, ne esistono ormai molte. L'altro aspetto riguarda i soggetti che possono partecipare alla predisposizione del piano di rientro. Un primo dubbio riguarda la conoscenza di questa particolare classe di debitore. Avvocati, notai, commercialisti e altri professionisti hanno le migliori competenze per lo svolgimento del loro lavoro, ma si è certi che siano in grado di seguire famiglie, magari alle prese con problemi lavorativi o di salute o di altri, che avrebbero tempo e capacità di fare tutoraggio per tutto il tempo del risanamento? Una famiglia è molto diversa da un'impresa, gli aspetti economici sono strettamente interrelati a quelli emotivi e affettivi. Un secondo dubbio, strettamente legato al primo, è l'immotivata esclusione di soggetti che invece sono attivi nel sostegno e nella soluzione di problematiche delle famiglie sovraindebitate. Si parla di quegli operatori che sostengono economicamente, legalmente, fiscalmente, psicologicamente le persone fisiche sovraindebitate, soggetti laici e religiosi che, grazie al supporto volontario di molti professionisti, da quando fu emanata la legge contro l'usura del 96, la 108, sono stati riconosciuti dal Ministero dell'Economia, dalle prefetture di tutta Italia, da molte regioni, province e comune. In più, rispetto ad altri operatori, continuano a seguire le persone sino a quando ha completato il proprio percorso, non solo di rientro dai debiti, ma di capacità di gestione equilibrata del bilancio familiare, al fine di non ricadere nella stessa situazione in futuro. Ultimo, ma non meno importante, operano in maniera totalmente gratuita. La risposta a queste carenze può essere semplice: consentire a più soggetti qualificati e controllati di porre a disposizione di persone in difficoltà la propria professionalità. Questo, diciamo, sarà posto all'attenzione al governo anche la nostra presenza come associazione di consumatori, che siano un soggetto qualificato, ed è un, riteniamo che sia un soggetto qualificato a poter gestire il sovraindebitamento del consumatore, della persona fisica. Io vi ringrazio per la cortese attenzione. Grazie. Grazie anche a Cerruto della Di Consum. La maratona dei lavori evidentemente fa un po' le sue vittime, siamo sempre di meno nella sala. Mi spiace quindi per la conclusione un po' meno affollata di quanto avevamo previsto. E credo però che sia, prima che di dare la parola e concludere veramente i nostri lavori, poi fuori nel foyer possiamo anche continuare a conversare, perché possiamo consumare insieme un piccolo momento di prodotti tipici. Prima di passare la parola, dicevo, al prefetto, a Sua Eccellenza Giovanna Cagliostro, forse l'avvocato Molè credo avesse l'esigenza di dare un piccolo chiarimento su qualcosa che forse non è stato perfettamente recepito dalla sala. Prego. Sì, mi sentite? No, niente, sicuramente ci rendiamo conto che siamo in un ambito ancora de iure condendo, perché c'è in atto un disegno di legge, e al di là delle discrasie che sono state rivelate da altri, però era opportuno anche fare due chiarimenti. Perché è stata data grande importanza al comma 5 dell'articolo 15, che riguarda gli organismi di composizione delle crisi, che dice che dalla costituzione degli organismi non devono derivare nuovi e maggiori oneri. Però non si è letto il comma 6, che dice anche che le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo significa che il personale che fa parte delle pubbliche amministrazioni può essere investito di questo compito. Quindi voglio dire, questo dato non è irrilevante. Io ritorno sempre al discorso che è importante la professionalizzazione di queste figure, perché mi rendo conto, non sono una ragazzina, ma anche 15 anni, 18 anni di esperienza professionale mi fanno capire che se uno è conoscitore di una materia
riesce a raggiungere delle transazioni che chi magari fa un po' di tutto e tuttologo non riesce, quindi vale anche questo discorso nelle pubbliche amministrazioni. Poi, ritornando al discorso che veramente apre una piaga sociale notevole, io mi sono occupata di diritti umani, quindi sono molto vicina a queste tematiche, però un'altra precisazione in base alla direttiva comunitaria che io citavo è l'articolo 3, che dice proprio che gli stati membri assicurano nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore, cioè praticamente ha diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte alcune condizioni. Ora, dobbiamo comunque, al di là delle problematiche, della lontananza che sentiamo in questo momento dell'Europa, io posso dire il mio contributo. Come avvocata amministrativista ho vinto molte cause, ho fatto vincere i miei clienti facendo ricorso alle direttive comunitarie anche nel campo del lavoro pubblico. Quindi voglio dire, ci sono degli strumenti per agire. Ecco, e sicuramente c'è in atto, proprio il 17 c'è stato un convegno molto importante all'IGI, Istituto Grandi Infrastrutture, che si è posto proprio il problema di questi ritardi di pagamento. E praticamente perché ci sono delle dichiarazioni che un po' oscillano da parte della stampa di 10-60 miliardi di euro che deve la pubblica amministrazione, e che in alcuni casi la pubblica amministrazione dice che non ha dato per un rispetto del patto di stabilità. Quindi ci sono, questo lo dice l'Istituto Grandi Infrastrutture, non lo dico io, cioè. Io sto dicendo l'esatto opposto. Sì, in realtà, e voglio chiudere perché, ecco, giusto questo, cioè non sono a tutela di nessuno, però la normativa deve essere vista in tutti i suoi punti, perché la normativa sia un effetto cogente. Allora, un discorso è il problema dei finanziamenti di cui ha bisogno l'impresa per andare avanti in questa crisi delicatissima, un conto invece tratteggiare, esaminare una procedura che cerca comunque di dare un contributo di fronte. Io all'inizio della carriera mi sono occupata di procedure esecutive, arrivando l'ultima il mio cliente non era tutelato. Allora, se ci sono degli strumenti che consentono un minimo di tutelare tutti o comunque privilegiati, o di andare verso questa direzione con un, diciamo, anche contributo sinergico di tutti, perché non basta soltanto una critica negativa. Cioè, io credo che l'essere parte di una società significa dare un piccolo contributo, insomma, ciascuno mettere la propria parte, perché altrimenti non usciamo da questa impasse. Conosco bene il mondo anglosassone, ragionano diversamente, allora è un discorso anche culturale. Al di là delle difficoltà che ci sono, e non sono una persona superficiale da negarle, anzi è una vicinanza a tutti quanti, e siamo tutti più poveri in questa situazione. Il discorso che faceva il dottor Meli è esatto, perché ci vuole una sobrietà di costumi, si parte da questo, ma c'è anche una carenza di lavoro e l'impresa ha i problemi che ha. Però distinguiamo i due profili di un intervento che vuole favorire comunque una tutela più equa dal problema di un fondo per l'economia per favorire la crescita, perché sono due cose un po' distinte, e che forse in questo seminario, almeno forse mi sbaglio, l'ottica era quella di tratteggiare uno strumento che potrebbe essere di ausilio per il territorio. Grazie. Grazie all'avvocato Molè. E allora, ecco, la parola per concludere a Sua Eccellenza il Prefetto. Grazie a tutti per la presenza. Dottoressa Cagliostro, prego. Sì, intanto io ringrazio i superstiti, perché data l'ora tarda veramente siete dotati di buona volontà. Non potevo affidare le conclusioni che in maniera migliore, così come ha fatto l'avvocato Molè, per mio conto, per quanto riguarda le osservazioni prettamente tecniche. Diciamo che l'obiettivo che ci eravamo dati in questa occasione era quella di stimolare il dibattito. Io credo che attraverso le singole professionalità dei relatori, l'avvocato Molè dal punto di vista prettamente giuridico dell'esame del disegno di legge attualmente assegnato alla Camera, nonché della legge numero 3 del 2012, ha tracciato puntualmente in maniera molto
attenta le criticità in positivo però di questa norma. Abbiamo anche avuto il piacere di sentire, almeno per me per la prima volta, ho avuto il privilegio di ascoltare il magistrato del quale ho apprezzato soprattutto il taglio calato nella sua attività giornaliera di magistrato. Quindi la sua relazione altamente giuridica è stata impreziosita dalla sua esperienza professionale. Tutti conosciamo il dottor Arezzo, quindi non spenderò parole che possono sembrare superflue, la sua bravura, la sua chiarezza nell'esporre i concetti è nota a tutti. Qualche parola voglio spendere perché le altre relazioni non meritano, ma anzi, sul quanto detto dal dottor Meli, soprattutto perché io credo che in questa mia esperienza brevissima ancora di 6 mesi in questo territorio, io ho sentito veramente al fianco della prefettura la diocesi, soprattutto perché all'atto del mio insediamento io dissi subito: io non sono il prefetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma vorrò essere il prefetto del sociale. E questo, devo dire, è stato per me positiva come dichiarazione di intenti, perché in questo percorso che io sto professionale, che io sto svolgendo qui a Ragusa, il mondo delle onlus, il mondo delle associazioni, la diocesi mi è molto vicina. E poi lui parlava di capacità di ascolto. Ecco, credetemi, la situazione che vive in questo momento il territorio ibleo è una situazione che la prefettura conosce perfettamente. E la mia agenda è piena di appuntamenti, io non dico mai no a nessuno. Viene l'imprenditore, viene l'impiegato, viene il dipendente che non viene pagato da tempo dall'azienda, dalla ditta. Cerchiamo di fare, opera di mediazione. E io uso il termine in maniera deteriore probabilmente, perché il concetto di mediazione oggi, che è stato qui illustrato, è molto più elevato. Però io giornalmente cerco, insieme ai miei più stretti collaboratori, di utilizzare lo strumento della mediazione per venire incontro alle parti sociali. E non vi nascondo che quando riesco a raggiungere un risultato torno a casa felice, come se avessi veramente raggiunto un risultato per tutta la collettività, magari un piccolo tassello. E mi riferisco anche ad alcune tematiche che ha citato il dottor Meli, il problema dell'usura, il gioco d'azzardo, sono problemi che noi affrontiamo quotidianamente insieme a tutte le forze dell'ordine che oggi ho visto qui e che ringrazio per la sensibilità, perché io li vedo in divisa, però tutti i cittadini li vedono anche come punti di riferimento. E in questo senso io, anche se esula dal tema, approfitto di questa platea per dire ai cittadini, e lo leggo un po' al concetto dell'usura e della prevenzione che noi tutti dobbiamo porre in essere, i cittadini che parlino, che denuncino, che facciano una telefonata, perché altrimenti loro chiedono l'aiuto così tout court delle forze dell'ordine, però anche loro devono partecipare, anche gli imprenditori, le aziende, che parlino, che denuncino, perché solo così i problemi si possono risolvere. Il gioco d'azzardo, e chiudo perché data l'ora tarda, anche lì la prefettura è al fianco di molte associazioni che si stanno costituendo in questo settore, ma soprattutto grazie ai fondi del PON Sicurezza abbiamo ideato un protocollo, Io Gioco Legale, che quanto prima verrà portato all'attenzione di tutti. Quindi questo, e chiudo il cerchio,
e diciamo quello che io sentivo di dirvi dal mio osservatorio privilegiato che è la prefettura. Noi cerchiamo di venire incontro alle istanze di tutti. Ecco, questo convegno, secondo me, questo seminario ha raggiunto l'importante obiettivo di portare all'attenzione di tutti un argomento che certamente attraverso proposte emendative verrà migliorato. Però credo che dalla vivacità del dibattito, mi dispiace che è andato via il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, che col suo intervento forse eccessivamente passionale ha visto il bicchiere mezzo vuoto. Io mi accosto a chi vede invece il bicchiere mezzo pieno, anche perché la positività secondo me porta un valore aggiunto a tutti. Quindi io vi ringrazio e scusate se abbiamo abusato del vostro tempo, forse più del dovuto. Bene, grazie ancora a tutti, arrivederci a una prossima occasione, perché penso che proseguiremo l'attenzione su questo.